Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti in questa giornata finale della nostra maratona Restart Italia. Giornata ricca di eventi che si concluderà poi oggi pomeriggio con la premiazione dei migliori progetti di sostenibilità che faremo insieme agli amici di ASVIS. Questa mattina convegno sul tema, su uno dei nostri temi centrali, cioè il tema della trasformazione digitale. L'abbiamo ripetuto tantissime volte questi giorni. Il digitale in questi mesi è stato, tra virgolette, sdoganato da ciliegina sulla torta a invece fattore strategico non solo per reagire, ma anche appunto per pensare alla ricostruzione del paese. L'abbiamo visto andando virtualmente in giro per l'Italia, sono proprio quelle istituzioni, quelle organizzazioni, quelle aziende che in questi anni più avevano investito di innovazione, innovazione tecnologica, innovazione organizzativa, innovazione istituzionale, sono quelle poi che hanno avuto gli strumenti migliori per poter reagire. Oggi ne parleremo con un panel importante che poi vi presenterò mano a mano e vorrei partire da alcuni dati. Noi questi giorni abbiamo presentato una ricerca basata su due indagini, una rivolta ai cittadini italiani attraverso un campione statistico, l'abbiamo fatto insieme agli amici dell'Istituto Piepoli. Un campione statistico di italiani e l'altra su un panel di dipendenti pubblici. Beh, lo vedete da questa slide, noi abbiamo chiesto agli italiani, la PA è sempre più digitale, in particolare in questo periodo di emergenza è aumentata l'offerta di servizi digitali. Come vedi appunto questa accelerazione? Beh, il 57% degli italiani ci ha risposto un fatto positivo, perché così accedo ai servizi in maniera più facile e veloce. Una minoranza, di cui però dobbiamo tener conto perché comunque è una fetta importante, di 13% più 8% ci dice io ho delle difficoltà ad accedere o per problemi legati agli strumenti o alle proprie competenze, quindi complessivamente un 21%, ma la stragrande maggioranza dice sì, questa è la PA che vogliamo, una PA che è una PA digitale. Non solo, siamo andati anche a chiedere sullo smart working, lo vedete sui giornali, questo periodo di grandi contrapposizioni su questi temi. Beh, anche sul tema smart working nella pubblica amministrazione i risultati sono evidenti. Il 53% ci risponde un'opportunità per avere un'amministrazione più efficiente e moderna. Le indicazioni sono chiare. Il digitale è lo strumento per avere una PA più moderna, è la PA di cui abbiamo bisogno, secondo gli italiani. Il 29%, su cui evidentemente bisogna lavorare, risponde è un rischio, perché potrebbe facilitare l'assenteismo e questo dobbiamo lavorare in termini culturali, organizzativi e istituzionali. Per ultimo abbiamo rivolto anche una domanda al nostro panel di dipendenti pubblici, quindi non sono più i cittadini che rispondono, ma sono i dipendenti pubblici. E abbiamo messo in fila alcune delle azioni più importanti del decreto semplificazioni. Gli abbiamo chiesto, secondo voi, rispetto appunto a le azioni proposte sono un'opportunità o sono un potenziale pericolo? Beh, anche qui i risultati ci indicano la strada. La maggioranza degli intervistati ci risponde è una grande opportunità, una reale opportunità, la standardizzazione della modulistica per istanze, quindi semplificazione, la valorizzazione, la interoperabilità dei dati pubblici, grande maturità su questo. Cioè, lo stiamo vedendo in queste settimane, cosa vuol dire, quanto è importante la interoperabilità delle istituzioni e dei dati pubblici. L'86,9% ci dice rafforzamento strumenti cittadinanza digitale. Questi sono i dati appunto che restituiamo anche per alimentare un po' la discussione di oggi, o meglio, il confronto di oggi. Primi due ospiti e poi andiamo invece a presentarvi il pannello. I primi due ospiti,
per prima la ministra Pisano, Paola Pisano, ministro per l'innovazione. Benvenuta Paola. Io ti chiederei, Paola, un primo commento di 2 minuti su questi dati e poi dopo il primo giro di tavola invece ti chiederei un approfondimento, ovviamente in termini di prospettiva. Ma adesso una prima reazione proprio così a caldo su questi dati. Mi sembra che gli italiani abbiano le idee chiare che il digitale è uno strumento strategico per andare avanti. Prego Paola, buongiorno intanto. Buongiorno, buongiorno Gianni, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sì, questa ricerca è una ricerca molto interessante perché sottolinea il fatto che in Italia il digitale abbia iniziato ad avere un ruolo preponderante anche nell'immaginario e nella cultura italiana. Questo per noi è fondamentale. Spesso noi ci scontriamo non tanto con problematiche tecnologiche quanto proprio con problematiche culturali. Si sottolinea però il fatto che è vero che si dice che ci vuole una PA più digitale, è vero che si dice che ci vuole lo smart working, ma poi si sottolinea il fatto che si ha paura che lo smart working possa portare a dell'assenteismo piuttosto che una inefficienza all'interno dei risultati dell'azienda e quindi dei risultati della pubblica amministrazione. Io credo che un lavoro che si ha da fare e questo lavoro che voi avete fatto va proprio in questa direzione, è quello di rendere la popolazione, gli italiani più consapevoli e più istruiti sui benefici e sui rischi del digitale. Allora, se non si conosce bene, se non si insegna quali sono le potenzialità di questi strumenti, che sono strumenti che noi conosciamo ormai da anni, che usiamo da anni, però di fatto li usiamo molto in modo passivo o in modo casuale, non riusciremo mai a superare quelle che sono le barriere culturali. Purtroppo io insisto molto sul fatto che ci vogliano dei percorsi strutturati all'interno del nostro paese, all'interno delle scuole, affinché non si insegnino solo tre lingue, due lingue, ma si insegnino anche le lingue dei computer. In questo momento è incredibile che all'interno delle scuole si insegnino i verbi in latino, ma non si insegni il pensiero computazionale ai ragazzi. E questo ci lascia comunque in una condizione di arretratezza rispetto agli altri paesi, perché non ne capiamo i benefici e non ne capiamo anche i pericoli del digitale. Grazie, grazie Ministro. Allora ti chiederei appunto di seguire il primo giro di tavolo molto veloce con i nostri ospiti e poi ovviamente invece un ragionamento soprattutto in termini di prospettiva. Grazie Ministro. E secondo ospite a cui chiedo un primo commento, Andrea Rangone, presidente di Digio360. Buongiorno Andrea, benvenuto. Anche a te un primo, poi nel corso della mattinata ci rincontreremo diverse volte. Un primo flash anche a te, 2 minuti. Prego Andrea. Grazie, ciao Gianni, buongiorno Ministra, buongiorno a tutti voi che ci state seguendo numerosi. È un grandissimo piacere essere qui, ma reale, perché si discute di temi significativi e rilevanti a cui personalmente ho dedicato tutta la mia vita. Di queste cose ne parlo da circa 25 anni. Io sulle tue charte focalizzerei l'attenzione su un unico punto che mi ha particolarmente colpito. Che tu così hai giustamente toccato velocemente. I rossi della prima chart, e quelli che in realtà considerano la digitalizzazione della PA un fatto negativo. Perché? Perché non hanno le competenze e non hanno gli strumenti. Si sentono esclusi. 13 più 8, 21%, più di uno su 5 italiani ha paura di quello che sta accadendo, si sente di fatto escluso. Questo è un tema di gap culturale, di gap di competenze, di gap di sensibilità, di digital divide digitale che non possiamo trascurare. Mi fermo qua, il mio minuto me lo sono bruciato, penso che sia uno dei temi fondamentali per noi. Grazie, grazie Andrea. Allora, come ho detto, poi ci rivedremo per commentare anche altri passaggi. E allora, partiamo dal nostro panel. Vi leggo e vi annuncio i miei ospiti in ordine di apparizione. Francesco Ferri, avremo presidente Ascent Italia. Davide Brandini, responsabile public sector di Vodafone Business. Avremo Marco Bellezza, amministratore delegato di Infratel Italia. Fabio Renzi, divisione Cyber Security di Leonardo, Mauro Minenna, direttore generale di ACI Informatica, Augusto Davigo, Vice President di Salesforce e Sebastiano Calleri, assessore al patrimonio
sistemi informativi e semplificazione della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Poi avremo due testimonianze registrate di Barry Lowry, che poi manderemo a pillole in questa mattinata perché ci ha rilasciato un'intervista molto interessante e molto stimolante, che è CIO dell'Irish Government, e Giuseppe Virgone, amministratore unico di Pagopia. Chiedo ai miei ospiti, anche a loro, un giro velocissimo, come hanno fatto il Ministro, come hanno fatto Davide e come hanno fatto Andrea Rangone, di 2 minuti, mettendo in evidenza quelle che sono le lezioni apprese in questo momento, in questo periodo che stiamo vivendo, lezioni apprese da tenere conto di cui tener conto per le scelte future. Un giro veloce in l'ordine in cui vi ho presentato. Primo, Francesco Ferri. Benvenuto Francesco, prego. Buongiorno a tutti, grazie Gianni. Beh, come ha detto il Ministro, sicuramente per andare verso il Piano Nazionale Innovazione 2025 che ha presentato inizio anno, quindi rendere l'Italia veramente la Smart Nation, un primo slancio inequivocabile che bisogna portare a terra è lo sviluppo delle culture, della cultura delle competenze digitali. Bisogna ricordare che le politiche pubbliche stanno andando in questa direzione, poi spesso l'effettivo contesto legislativo va in direzione opposta, soprattutto per i dipendenti della pubblica amministrazione, perché se pensiamo al turnover del 6% a causa dei tempi di pensionamento, al fatto che l'età media dei dipendenti della pubblica amministrazione di 46 anni e che è difficile fare assunzioni e retention dei talenti, allora ci rimane veramente come unica leva fondamentale da utilizzare quella della formazione. E quindi bisogna andare ancora più verso la direzione di dare sgravi, incentivi e finanziamenti per la formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione per colmare, come diceva, anche il digital divide che di fatto c'è da un punto di vista di competenze. Penso che in emergenza abbiamo ancora visto più fortemente l'esigenza appunto di investire sulle competenze digitali dei dipendenti della pubblica amministrazione, e lo smart working in realtà sta andando in questa direzione. Noi come Assinter, le società ICT regionali, locali e nazionali hanno messo a disposizione un panel di servizi proprio per lo smart working che hanno dimostrato veramente come si può andare verso collaborazione e comunicazione anziché gerarchia, come si può veramente responsabilizzare e fare empowerment di dipendenti anziché semplicemente rispondere ai principi di subordinazione, e anche come sia possibile veramente innovare il modo di lavorare dei dipendenti della pubblica amministrazione. Noi ne abbiamo abilitati 140.000 in 2 settimane. Allora, secondo me uno degli obiettivi che dobbiamo portare a casa è quello di rendere ancora i dipendenti pubblici orgogliosi dal punto di vista del benessere, dello smart living e delle proprie competenze di lavorare nella pubblica amministrazione. Grazie Francesco, e attrarne di motivati. Grazie Francesco. Andiamo da Davide Brandini. Prego Davide, buongiorno. Ciao Gianni, buongiorno. Buongiorno a tutti i colleghi e alla Ministra. Allora, io vorrei focalizzarmi su un termine che in questo momento forse un po' inflazionato, che è resilienza, no? Però noi crediamo che non sia una buzzword, come si dice, ma sia effettivamente un termine che in questo momento è quanto mai d'attualità, perché l'emergenza che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo e la ripartenza che stiamo affrontando pone in forte evidenza la necessità di grande resilienza da parte delle aziende. Anche noi facciamo statistiche, chiediamo ai nostri clienti, chiediamo ai mercati, grazie al fatto che siamo presenti a livello globale su tantissimi mercati, anche con stadi diciamo di digitalizzazione differenti. In particolare il nostro Future Ready Report ci dà delle informazioni su questo. Noi abbiamo fatto due analisi, diciamo, una è di novembre 2019 e poi l'abbiamo rivista quando il mondo era diverso, non c'era ancora la pandemia, e una poi più recentemente quest'anno, quindi a maggio 2020, in Gran Bretagna, Spagna, Germania, Italia e anche altri mercati. Sostanzialmente emergono 5 elementi che le aziende e il settore pubblico devono fare loro per superare questo momento di crisi. Intanto devono, come dire, essere in grado dinamicamente di costruirsi e rinforzarsi in modo resiliente, e questo serve per affrontare momenti traumatici e bruschi ed entrare nella new normale. Il secondo elemento è che le aziende e anche il settore pubblico devono in qualche modo adattarsi al cambiamento dei mercati, delle abitudini dei consumatori che cambiano in modo repentino, e questo vale anche per i clienti della pubblica amministrazione che siamo noi cittadini. Poi la sostenibilità, che è un punto centrale e deve diventare un punto centrale nel modo di lavorare delle aziende. Il quarto elemento è che
l'economia digitale e sostanzialmente le opportunità di business che arrivano dal digitale sono appunto opportunità e non vanno guardate con sospetto, ma anzi occorre investire. Quinto punto che mi pare sia emerso anche adesso da quello che dicevano i colleghi e anche la ministra, il modo di attrarre e coltivare i talenti, sia giovani, quindi da introdurre al mondo del lavoro, ma anche sostanzialmente all'interno delle aziende. Grazie Davide, sicuramente ne riparleremo nel secondo giro. Fabio Renzi, capo della line of business, come ho già annunciato prima, di Leonardo. Prego, buongiorno Fabio. Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti. Leonardo, come partner per la trasformazione digitale sicura della pubblica amministrazione e della difesa, ha operato e contribuito in questa fase critica a garantire la resilienza dell'intero sistema. L'esperienza legata alla gestione della pandemia ci ha reso consapevoli del fatto che per il Paese è essenziale dotarsi di infrastrutture digitali affidabili, in grado di proteggere i dati critici e soprattutto in grado di permettere a tutti i cittadini l'accesso efficace ai servizi digitali. Nella prima fase dell'emergenza, per tutte le aziende pubbliche e private, la priorità è stata quella di garantire la continuità operativa. La risposta più immediata, lo sappiamo, è stata quella della remotizzazione del lavoro, che ha portato con sé tutte le problematiche di natura logistica, tecnologica e di sicurezza. In particolare la superficie digitale delle istituzioni e delle aziende si è estremamente ampliata nel periodo dell'emergenza e ciò è avvenuto tra l'altro in brevissimo tempo. Di conseguenza gli attacchi, in particolare a tema Covid, che noi abbiamo rilevato tramite i nostri Security Operation Center, si sono moltiplicati, colpendo spesso tra l'altro proprio quelle istituzioni e filiere maggiormente coinvolte nella risoluzione delle fasi critiche dell'emergenza sanitaria. È evidente che la gestione della crisi ha imposto al Paese una nuova agenda, con l'obiettivo ormai non procrastinabile di renderlo sempre più capace di gestire le nuove emergenze. Ed è chiaro che ciò avverrà attraverso una decisiva spinta, come abbiamo detto tutti, alla trasformazione digitale nazionale, già peraltro in atto, portando quei benefici della digitalizzazione che devono entrare nella vita delle persone. Concludo anch'io con un punto per noi particolarmente significativo. Oggi, come è noto, ci troviamo purtroppo agli ultimi posti in Europa, secondo l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società. E per migliorare tale situazione è necessario, come hanno detto molti, far crescere complessivamente la cultura e la consapevolezza del Paese rispetto ai temi, soprattutto dal nostro punto di vista, della sicurezza e della resilienza digitale. Tutte le persone devono essere in grado di accedere ai servizi digitali, ma devono essere anche consapevoli dei rischi legati alle minacce cibernetiche, devono sapere agire correttamente ad esse. La formazione, come hanno detto tutti, e l'innalzamento complessivo della cultura e degli skill digitali rappresentano davvero la strada per un miglioramento complessivo del nostro posizionamento all'interno di questo contesto globale. Grazie Fabio, anche con te poi ne riparleremo e approfondiremo. Mauro Minenna, direttore generale ACI Informatica. Ciao Mauro, benvenuto anche a te. Ciao Gianni e ciao a tutti gli ospiti e la ministra in primo luogo. Allora, se posso dire in una pillola qual è il mio punto di vista sull'argomento, impariamo dall'evangelico scautistico estoteparati. Ci siamo trovati a dover fare digitalizzazione, innovazione, sostenibilità, dove il Covid è un pezzo della sostenibilità, se la vuoi vedere da questo punto di vista, in una logica nella quale stavamo costruendo una strategia che è quella richiamata dalla strategia per l'innovazione tecnologica, il piano 2025 per intenderci. In quello che cosa stiamo imparando e che cosa stiamo capendo? Che la leva principale è quella della cooperazione, interoperabilità e agire secondo regole comuni, se possibile regole comuni sensate, perché poi quando poi la regola diventa il laccio o la scusa per non poter fare, poi ti trovi in una situazione di lockdown e ti trovi nell'impossibilità di fare alcuni servizi perché le norme non te lo consentono. E che cos'altro possiamo dire in aggiunta a questo? Che questo significa, quando parliamo di cooperazione e interoperabilità, questo significa costruire assieme sulle piattaforme che stiamo mettendo assieme a disposizione. Qui, quando torneremo per parlarne, mi vengono in mente PagoPA, mi vengono in mente YoApp, mi vengono in mente situazioni nelle quali ciascuna amministrazione pubblica, e fammi dire che ACI sta facendo questo per tanti versi, si mette in una condizione per i quali i dati, si chiamano dati perché li dai, altrimenti si chiamerebbero tenuti. Quindi il tipo di ragionamento che dobbiamo andare a costruire è costruire assieme
in modo fattivo, in modo reale, in un modo nel quale ogni parte dell'amministrazione pubblica rimuove ostacoli. Quando gli ostacoli li rimuovi, quando il cittadino ha nella tasca una app nella quale ha tutte le informazioni dell'amministrazione pubblica, quando il cittadino ha un modo intelligente per pagare il dovuto e sapere quello che ha pagato, questo poi ti consente, quando sei in una situazione di crisi, di contesto, di saperla affrontare, altrimenti sei tra disperazione, rabbia e crisi. Grazie, grazie Mauro. Andiamo da Augusto De Vico, Salesforce. Buongiorno. Grazie Augusto, Gianni. Benvenuto. Grazie Gianni, un buongiorno a tutti e colleghi, un buongiorno alla Ministra e a tutti coloro che sono collegati. L'accelerazione che stiamo vedendo oggi sul digitale è sicuramente una delle poche, forse l'unica nota positiva che ci lascerà questa stagione così difficile e drammatica. Oggi c'è molta consapevolezza del valore del digitale, l'abbiamo visto poco fa nel sondaggio, sia diciamo per la percezione dei cittadini che dei dipendenti della pubblica amministrazione. Abbiamo visto in questo periodo aziende che hanno fatto accelerazioni impressionanti, mentre prima continuavano a rimandare gli investimenti. Sicuramente la pandemia ha abbattuto anche molte resistenze culturali. E lo smart working per molte realtà e per molte persone è stata sicuramente una novità assoluta. Quello che dobbiamo fare è non perdere lo slancio. Non far tesoro di tutto questo sarebbe sicuramente un vero peccato. Se il digitale è possibile, lo è soprattutto grazie al cloud, che abbatte le barriere e consente di dare valore velocemente, di sperimentare, di abbattere le complessità e di offrire innovazioni che altrimenti sarebbero impensabili. Il cloud, secondo me, è il vero motore che tiene a galla l'economia e deve essere il motore per far evolvere i servizi della pubblica amministrazione, di consentire di offrire servizi ready to use, capaci di soddisfare le mutate esigenze di tutti noi cittadini e per cogliere appieno i benefici dettati dai nuovi paradigmi tecnologici è necessario consolidare un approccio quindi orientato ai servizi e ponendolo al centro della trasformazione del digitale della pubblica amministrazione. Grazie, grazie Augusto. Approfitto per ricordare a coloro che ci stanno seguendo tramite web, ovviamente, che è possibile commentare o mandarmi delle domande che io vedo qui dal pannello. Quindi, se volete interagire con il nostro panel, mandate o commenti o domande che io vedo nel mio pannello qui dalla regia. Marco Bellezza, amministratore delegato di Infratel Italia. Benvenuto Marco. Buongiorno. Sì, grazie anzitutto per l'invito, saluto la ministra. Mi ritrovo in gran parte delle sollecitazioni che sono emerse durante queste prime battute di questa mattina. È evidente che il tema delle infrastrutture è, ma ce lo diciamo da tanto tempo, in qualche modo è una precondizione rispetto agli sviluppi anche in ambito pubblica amministrazione, all'impatto del digitale nell'ambito dell'attività della pubblica amministrazione. Mi sento di dire che rispetto a esperienze anche recenti di questi incontri interessantissimi, di questo forum importante, no, nell'ecosistema del digitale in Italia, possiamo dire che dei passi in avanti sono stati fatti. Passi in avanti significativi che vedono evidentemente un'accelerazione determinata dall'emergenza nazionale che stiamo vivendo e che si confrontano con uno scenario nel quale ancora una percentuale significativa della popolazione italiana non ha un accesso costante, continuo, quotidiano a internet e in generale ai servizi digitali. Sul piano delle infrastrutture, come è noto, abbiamo in qualche modo ereditato una situazione di ritardo, ma un ritardo ventennale nella realizzazione di investimenti nelle infrastrutture in questo Paese. L'emergenza e le misure che stiamo mettendo in atto, e soprattutto su evidentemente impulso del Governo, dal decreto semplificazioni ad altre misure che aiutano e rendono più spedita la realizzazione delle infrastrutture, ci fa evidentemente ben sperare per i prossimi anni, nel quale
nei quali evidentemente l'impegno dovrà essere moltiplicato partendo dal lavoro sulle infrastrutture. Grazie, grazie Marco Bellezza. Avremo opportunità nel secondo giro di approfondire alcuni di questi temi, quindi rimani in linea. Mi dicono che l'assessore Callari ancora non si è collegato, quindi Ministro Paola Pisano, abbiamo restituito questa fotografia veloce del Paese, abbiamo visto l'opinione dei cittadini, abbiamo visto come stanno reagendo i dipendenti pubblici, abbiamo visto importanti operatori del settore. Qual è la visione del Governo? In che modo daremo continuità alle azioni già avviate, soprattutto anche in vista di questa grande opportunità che ci dà la Commissione europea, per la quale la Digital Transformation è una dei pillar su cui ricostruire, non dico solo il nostro paese, ma l'Europa intera. Prego Paola Pisano, Ministro dell'Innovazione. Grazie, grazie a tutti, grazie per i vostri interventi e per gli spunti che mi date sempre. Molti di voi li conosco, per cui collaboriamo già da lungo tempo insieme per questa trasformazione digitale. Beh, è indubbio che c'è in atto una rivoluzione e le rivoluzioni non sono facili da imbrigliare e hanno il loro corso e hanno anche i loro tempi. Noi quello che possiamo fare, che dovremmo fare, è scegliere quale opzione preferire. Da un lato abbiamo l'opzione che è quella che abbiamo fatto fino ad oggi, che è quella di osservare questa rivoluzione, delle volte subirla un po', lamentarci per questa spinta al digitale che magari ci poteva cambiare i modi di lavorare o ci creava dei canali di servizi che magari non eravamo abituati a utilizzare, e dall'altra abbiamo un'altra opzione, quella di riuscire a capirla, di guidarla, indirizzarla dove ci serve. Noi dentro la pubblica amministrazione vogliamo provare a indirizzare la trasformazione tecnologica e la trasformazione digitale. Vorrei andare molto sul concreto con voi, che credo siano le cose che a voi interessano anche di più. All'interno del decreto semplificazione e innovazione digitale ci siamo posti una sfida, che è stata quella di inserire una scadenza per la prima parte di trasformazione digitale. Quindi noi abbiamo inserito all'interno del decreto che entro il 28 febbraio 2021 le pubbliche amministrazioni dovranno utilizzare SPID come credenziale di accesso, come unica credenziale di accesso ai loro servizi unite alla carta d'identità elettronica, dovranno utilizzare lo strumento di pagamenti PagoPA per ricevere i pagamenti dai soggetti esterni e dovranno iniziare a migrare i loro servizi all'interno dell'applicazione IO. Questo per noi è un progetto estremamente importante perché è la prima prova che presenteremo in Europa per il Recovery Fund. Se il modello operativo regge e se le pubbliche amministrazioni riusciranno a fare questo inizio di trasformazione, noi abbiamo una carta in più per sottolineare il fatto che il piano che stiamo presentando in Europa è un piano che è effettivamente cantierabile e che porta a dei risultati, che è quello che l'Europa ci chiede. L'Europa ci chiede dei progetti che siano immediatamente operativi, quindi cantierabili, e che siano misurabili con dei risultati. Ovviamente per riuscire a arrivare a questa scadenza c'è bisogno della collaborazione di tutti, non solo della parte pubblica, ma anche della parte privata. Cosa stiamo facendo però sempre noi? Noi stiamo lavorando a dei kit operativi che invieremo agli enti della pubblica amministrazione affinché siano aiutati a utilizzare questi nuovi strumenti di digitalizzazione, quindi SPID, quindi PagoPA e quindi l'app IO. Abbiamo lavorato con le regioni per definire un accordo con loro affinché siano dei soggetti importanti in questa trasformazione digitale, perché ci permettono di aggregare gli enti all'interno del nostro paese e quindi di avere più facilità nel raggiungerli, e poi partiremo con un successivo bando nazionale. Il totale dell'importo che noi oggi abbiamo a disposizione è 50 milioni, non è una cifra esorbitante,
ma è un buon inizio per iniziare questa trasformazione. Un ruolo importante di una trasformazione che deve avere un impatto su 23.000 pubbliche amministrazioni è il ruolo di tutti quei soggetti che riescono a aggregare queste pubbliche amministrazioni, quindi le regioni, quindi le aggregazioni di comune, quindi gli operatori tecnologici che aggregano e aiutano l'integrazione dei comuni verso queste piattaforme. Perché noi abbiamo scelto di partire proprio da queste piattaforme e non da altre? Perché noi crediamo che la base della trasformazione digitale sia l'identità digitale. Se un cittadino ha un'identità digitale, quindi delle credenziali forti che preservino la privacy, che siano sicure, ha la possibilità di accedere ai suoi dati e a tutti i servizi digitali in modo certo e sicuro. E quindi la pubblica amministrazione può dare la possibilità di condividere col cittadino i dati che il cittadino in un primo tempo gli aveva dato. L'identità digitale è la base di qualunque trasformazione digitale. Se non identifichi il soggetto che utilizza i servizi, non sarai mai in grado di riuscire a dargli il servizio corretto, riuscire a restituirgli quei dati utili al cittadino affinché possa ricordarsi le scadenze, possa comunicare meglio con la pubblica amministrazione, possa avere dei servizi che sono dei servizi sempre più precompilati e che richiedono sempre meno un'azione del cittadino. Ovviamente l'identità digitale ha una doppia faccia, che è quella anche di aiutare la pubblica amministrazione, di sgravare la pubblica amministrazione di operatività e di diminuire i costi della pubblica amministrazione per gestire appunto le credenziali di accesso dei nostri cittadini. Dico altre due cose e poi mi taccio. Un'altra cosa importante che hanno sottolineato tutti negli interventi è la semplicità, cioè si parla sempre del fatto che la pubblica amministrazione è complicata, che ci vuole un'inversione di paradigma, che ci vuole il cittadino al centro. Bene, noi abbiamo provato a ribaltare questo paradigma attraverso l'applicazione IO. Non deve essere più il cittadino che va in giro per la PA, anche per la pubblica amministrazione digitale, per i siti della pubblica amministrazione a ricercare i servizi, ma i servizi devono raggiungere il cittadino, che sia esso lavoratore, che sia esso paziente, che sia cittadino che deve espletare dei servizi all'interno degli uffici civili della pubblica amministrazione, quindi ha bisogno di servizi dell'anagrafe e quant'altro. Ovviamente in una società del genere bisogna avere delle accortezze, quindi in questa trasformazione la pubblica amministrazione deve avere delle accortezze. Prima di tutto si va verso l'interoperabilità, verso il principio del one solely, che non devo spiegarlo a voi, e quindi bisogna fare molta attenzione che i dati siano sicuri, che i dati siano in qualche modo condivisi all'interno dei vari rami della pubblica amministrazione, perché il dato ha valore se è rappresentato da un grande volume, se sono dati differenti tra di loro e se possono essere elaborati in modo veloce. Queste sono le tre caratteristiche che servono per riuscire a estrarre informazioni dai dati. Se noi non abbiamo l'interoperabilità, se noi non abbiamo il cloud di base e se noi non mettiamo in piedi, come già sta facendo la pubblica amministrazione, ma deve diventare sempre più consapevole, strumenti di sicurezza cibernetica, allora è inutile parlare di intelligenza artificiale, è inutile parlare di interoperabilità, è inutile parlare di semplificazione della pubblica amministrazione. Perché? Perché i progetti devono, i servizi digitali hanno un ritorno sui processi, si dice sempre sull'organizzazione, ma perché hanno ritorno sull'organizzazione? Non possono essere inseriti così senza cambiare l'organizzazione? Perché un vero processo e servizio digitale parte dai dati, ed è di là che parte dai dati che ha la pubblica amministrazione, crea il servizio e lo eroga al cittadino che ne ha bisogno. E quindi il principio è totalmente ribaltato, per quello che abbiamo bisogno di ribaltare e di rianalizzare anche i processi. Ultima cosa, e poi davvero mi taccio, bisogna invogliare il cittadino ad utilizzare dei servizi digitali che devono essere semplici. Una buona
azione, per esempio, che stiamo facendo, il cashback, che è un nuovo servizio che noi stiamo dando al cittadino per riuscire, che partirà dal 1° dicembre, poi ve ne parlerà l'amministratore delegato di Pago PA, che è l'artefice di questa trasformazione, proprio per riuscire a invogliare il cittadino a utilizzare i pagamenti digitali e quindi ad avere un rimborso se utilizza il pagamento digitale. Identità digitale, pagamenti digitali e un'applicazione unica sono sicuramente un grossissimo passo in avanti per la trasformazione della nostra pubblica amministrazione e noi ci crediamo che riusciremo ad avere molte pubbliche amministrazioni per il 28-2 che saranno capaci, uno, di condividere questo obiettivo, due, di portarlo a terra. Grazie, grazie, grazie Ministro. Sì, anche noi ci crediamo perché siamo convinti, lo vediamo tutti i giorni operando in questo settore, che in questo momento c'è questa voglia di cambiare, questa voglia di fare un passo in avanti significativo. Grazie per il lavoro che state facendo, buon lavoro, grazie di questo contributo che ci ha dato. Grazie Paola Pisano, Ministro per l'Innovazione. Ciao Paola, grazie mille. Allora, continuiamo il nostro e concludiamo questo primo giro. L'avevo annunciato all'inizio, abbiamo intervistato, o meglio, Daniela Battisti, che ringrazio, ha intervistato Lowry, Barry Lowry. Lui è CIO del governo dell'Irish Government, il governo irlandese. Considerate che a proposito di DESI e di classifiche, l'Irlanda è sesta nel famigerato e da noi temuto indice DESI e oltretutto Barry è anche membro dello steering committee sul nuovo action plan che riguarda l'Europa. Abbiamo diviso questa intervista in diverse pillole. La prima pillola con la quale chiudiamo questo giro. Prego. Can you just introduce yourself briefly for the Italian audience? Yes. Good morning, Daniela, and good morning to all our friends in Italy. My name is Barry Lowry, and I am the Government Chief Information Officer for Ireland. Okay. To add something, Barry and I are in the e-government Action Plan Steering Board. And we are in the steering committee of the upcoming Declaration on Digital Society, which is an initiative launched by the presidency of the European Council. At the moment, the presidency is held by Germany. So I just want to give our Italian audience and colleagues an idea of what we are doing with the government action plan and your suggestion for another e-government action plan. I'll try to be more specific here. Which, in your view, are the main shortcomings of the last e-government action plan? That was 2016-2020. So it's concluding next year during 2021. We all know that we are working on the next action plan. So what didn't work in the past? And what hopefully will work in the future. So what are your ideas and inputs? So Daniela, the first thing I would say is there was a lot of good in the e-government action plan 2016-2020. For example, digital by default was a really important principle and commitment to make. The support of EIDs was really important. And the once only principle was really important and really helpful to us in Ireland when we were doing our national strategies. Where I would say the e-government action plan fell short was its focus was very much in what I would call the enablers to change, but not in the change itself. And I think that's a learning that we need to take into the next e-government action plan. We should be very much focused on the citizens of Europe. We should be understanding their journeys when they use government services
and we should be looking at how to fix them and how to fix just at national level, fix them at European level. So for example, if an Italian citizen wanted to come and work in Ireland, which is very possible, obviously, because we have so many multinationals here, well, then they should be able from their home before they even arrive in Ireland to arrange an apartment to rent, to get schools arranged for their children, to get a doctor arranged, to find out a little bit about the area in which they're going to live, et cetera, et cetera, et cetera. And they should be able to do that using their Italian EID, and they should be able to do that using their Italian bank account. Because we talk about the free movement of people, but in actual fact, the movement of people across Europe is still very restricted, and technology can help to remove those restrictions. And I think those are the sorts of areas we should be focusing on. And I'm sure if we drew up a list on the board between the 27 member states, we would get a really strong list of outcomes that would show we had really progressed in 5 years if they were all in our e-action plan delivery for 2021 to 2026. Allora, ecco, questo era il primo contributo. Finiamo con questo il primo giro e chiedo al nostro Andrea Rangone un ulteriore commento. Abbiamo sentito il ministro, abbiamo sentito l'italiano, abbiamo sentito il collega irlandese, abbiamo sentito importanti operatori del settore. Flash, prego Andrea. Proprio due messaggi dopo aver sentito tutti questi contributi. Allora, il primo, sono d'accordissimo con chi l'ha sottolineato, che è l'unica cosa buona di questa tristissima situazione, di questa pandemia, è proprio questo slancio che ci ha sbattuto in faccia un po' a tutti noi italiani, anche più reazionari, anche più ignavi, no? Anche più reattivi sull'importanza del digitale. Allora penso sia una sorta di impegno, responsabilità, mi sento di dire quasi morale, da parte di tutti noi, in particolare gli addetti ai lavori, di tutti noi, qualunque sia il nostro ruolo organizzativo in azienda, nella pubblica amministrazione, di natura politica, nel cercare di non perdere questo slancio, di valorizzare questo slancio, di fare quello che per decenni questo paese non è riuscito a fare. Allora, questo è un primo elemento che riprendo, l'ha già sottolineato, e mi è piaciuto anche la ministra quando dice, certo, è vero, siamo in una rivoluzione, la quarta rivoluzione industriale, non subiamola, cavalchiamola, però finora senza pandemia no, non siamo riusciti a cavalcarla, l'abbiamo subita, no, forse adesso, dopo questo shock incredibile sanitario ed economico, riusciremo a cavalcare. Allora, questo è proprio un tema di responsabilità di ciascuno di noi, in particolare delle persone che possono giocare una partita. Secondo, lo butto solo lì, Gianni, poi magari se vuoi lo prendiamo dopo. Certo, abbiamo dato molta attenzione, giustamente, alla pubblica amministrazione e al cittadino, ma in un evento in cui si parla in generale del ruolo della trasformazione per tutto il sistema Italia, no, esiste il mondo delle imprese. Le imprese sono il vero motore di creazione della ricchezza e del valore di questo paese, ce lo dobbiamo dire, no? È da lì che vengono i soldini per pagare anche gli investimenti e i costi della pubblica amministrazione. Allora ci deve essere un'attenzione specifica da una parte proprio su cosa significa agevolare la trasformazione digitale delle imprese, d'altra parte anche proprio sul legame fra pubblica amministrazione e non solo cittadino, ma impresa, imprenditore, manager, no? Perché anche questo legame oggi è pieno di lacci, lacciuoli, burocrazia, che ovviamente non agevola un processo efficiente. Mi fermo qua. Grazie Andrea, e mi hai aiutato a alzare la palla al secondo giro di tavolo, perché chiederei proprio questo ai nostri interlocutori, e molti sono appunto del settore industriale, del settore delle imprese. Cioè, abbiamo visto questo quadro di riferimento, voi mi avete aiutato prima a delineare quello che è lo scenario, ma adesso vi chiedo, ognuno dalla propria prospettiva, dalla propria esperienza, qual è il ruolo della vostra organizzazione, della vostra istituzione nell'attuazione di questa visione che abbiamo visto anche grazie al contributo del ministro Pisano. Comincio da Augusto Davico. Prego Augusto. Appunto, entriamo nel merito. Voi, qual è il vostro ruolo in questo contesto? Prego Augusto. 3 minuti avete questo secondo giro. Ok. Grazie Gianni. Allora, sicuramente mi sono molto piaciuti sia l'intervento della ministra che l'intervento di Andrea poco fa. E Salesforce come operato andrà sicuramente nella direzione di quanto illustrato dalla ministra. Cioè, quando lei ha parlato di semplificazione, ha parlato di cloud e di servizi digitali al cittadino.
In questo momento drammatico credo che Salesforce condivida un obiettivo comune, cioè rendere la tecnologia lo strumento principale per avvicinare il cittadino e alle istituzioni. E sin dalla nascita, Salesforce è nata poi in realtà solo 20 anni fa, si è posta questo obiettivo di democratizzazione, cioè democratizzare l'accesso alla tecnologia in modo molto semplice. L'ha fatto per anni con le aziende private e più recentemente l'ha fatto anche con il cittadino, con la pubblica amministrazione. Come si può fare questo? Abbattendo la complessità tecnologica e i costi d'accesso. Ha inventato questo modello software as a service col cloud, che 20 anni fa era un qualcosa di assolutamente impensabile, e con il modello pay per use, per poter fruire di tecnologie sofisticate e performanti, ma pagando solo quello che si consuma. E in questo un ruolo centrale lo hanno le competenze e le opportunità offerte dalle tecnologie innovative. Salesforce è proprio un leader mondiale nella gestione della relazione tra le aziende e i clienti, ma è facile mutuare la C di cliente con la C di cittadino nella declinazione della PA, anche perché ognuno di noi cittadino ormai abituato a utilizzare dei sistemi tecnologici tutti i giorni e abbiamo bisogno di una semplicità di utilizzo come quella che ci offrono tutti gli strumenti che abbiamo sul nostro cellulare. E questi strumenti noi li cerchiamo anche nella pubblica amministrazione, che deve fornire dei sistemi e dei servizi digitali che diano risposte puntuali. Bisogna partire dal presupposto che è necessario supportare il cittadino nella propria interazione con le amministrazioni, indipendentemente dal canale di accesso che ha il cittadino, e garantendo un'elevata esperienza d'uso e una semplicità. E in tutto questo noi che cosa facciamo? Forniamo una tecnologia innovativa che è centrale a questa innovazione. Quindi, per tornare alla tua domanda, qual è il nostro ruolo? Credo che il ruolo di Salesforce sia quello di stimolo di semplificazione, di innovazione e di formazione. Grazie. Grazie Augusto. E andiamo da Mauro. Mauro Minenna. Ma guarda, devo dirti che gongolo in qualche modo, perché l'intervento della ministra ha citato due cose sulle quali abbiamo, come diceva una volta Guzzanti quando faceva la parodia di non mi ricordo più quale politico, e abbiamo portato l'acqua con le orecchie, nel senso che su PagoPA abbiamo raccolto oltre 5 miliardi di euro, e arriviamo a 7 miliardi a fine d'anno e siamo i contributori principali, forse anche i soci fondatori, quelli che ci hanno creduto dall'inizio. Ti parlo di ACI, ACI Informatica. E su IO siamo anche lì i migliori contributori in termini di messaggi, perché 2 milioni di cittadini accedono ad IO, dato attuale, 3 milioni di messaggi li passiamo noi sui dati di proprietà dell'auto e sui dati della tassa automobilistica, consentendo di pagare con PagoPA via discorrendo. Una terza cosa che voglio citare, che ritengo molto bella come contribuzione sulla parte della sostenibilità, è noi abbiamo aderito, come ricorderai, l'anno scorso a Repubblica Digitale, l'abbiamo fatto proprio con te. Abbiamo lanciato un progetto che si chiama Rompiamo le scatole con il Digital Transformation Institute, quindi con Stefano Pifani. Abbiamo fatto un lavoro importante per portare i ragazzi ad avere consapevolezza del digitale. È stato citato in modo trasversale. I ragazzi sono passeggeri d'autobus, non sono consapevoli nell'utilizzo, nella manutenzione di quella motocicletta, per citare Pirsig, che è il digitale, e sono assolutamente felice di essere parte di questo. Fammi dire, per citarti Frankenstein Junior, si può fare, stiamo dimostrando che si può fare, e siamo come ACI facendo la nostra parte in questa realizzazione. È un percorso che inizia da lontano e che inizia nella logica, tu ricorderai, ormai una cosa che ho detto tante volte, tanto che credo sia diventata un po' frusta, questa logica del cittadino camminatore che va in giro di amministrazione pubblica in amministrazione pubblica portando dati che l'amministrazione pubblica spesso già ha. E qui, fammi dire, abbiamo cominciato nel 2015 col certificato di proprietà digitale, ce ne sono 57 milioni in giro, e se ti perdi il certificato di proprietà non devi andare dalla polizia a dire mi sono perso qualcosa, che non aveva senso in prima istanza che fosse messo come certificato cartaceo. Ultimo tema, che è un esempio in questa direzione, i fermi amministrativi. Adesso tu devi andare in agenzia delle entrate riscossione a pagare e poi da noi a mostrare che avevi pagato, ma perché?
costruire un'integrazione trasversale su questo, un lavoro molto bello fatto col direttore sistemi di Agenzia delle Entrate e Riscossione con Marco Balassi, è stato rimuovere questo vincolo, certo, e questa integrazione. Certo. Fammi dire, e qui concludo, torno al tema generale del far sistema. Stiamo dimostrando che si può fare, stiamo dimostrando di essere il calabrone che vola non sapendo di non poterlo fare. Avere degli amici in ruoli cruciali di questa trasformazione, con cui collaborare fortemente, è importante. Il fatto di avere Giuseppe Virgone oggi nel panel credo che racconterà questo, che senza la buona volontà di tutti, qui Andrea l'ha detto con forza, non veniamo a capo di niente. Mi attaccio. Grazie Mauro, sì, è vero, stiamo cominciando a essere una squadra, questo è importante. Fabio Renzi. Grazie. Leonardo è parte integrante del sistema di sicurezza nazionale ed oggi rappresenta il più grande operatore economico privato nazionale abilitato al trattamento delle informazioni classificate. In tal senso è il partner industriale naturale che può contribuire in modo determinante a fornire soluzioni distintive per la sicurezza e la resilienza del sistema paese, delle sue infrastrutture e per la digitalizzazione sicura della PA. Oggi io vedo tre grandi aree su cui Leonardo può esprimere un valore significativo. La prima riguarda il processo di trasformazione verso il modello cloud, tema ampiamente trattato in questi giorni e ancora questa mattina. Come indicato dal piano triennale per l'informatica, oggi la sfida è quella di definire un percorso di adozione efficace e capillare del cloud da parte delle pubbliche amministrazioni. Secondo questo modello la PA potrà davvero diventare un modello di riferimento per una società nella quale i dati abbiano un ruolo abilitante e migliorativo del processo decisionale e in generale per l'efficienza operativa. Leonardo può essere davvero in tale area un interlocutore primario attraverso le proprie competenze specifiche sviluppate in contesti complessi proprio su temi relativi alla razionalizzazione dei data center, alla gestione della sicurezza complessiva, in particolare alla protezione dei dati sensibili, in coerenza con le normative nazionali e comunitarie, e infine alla strategia di un processo di migrazione sicura verso un modello cloud che sarà caratterizzato inevitabilmente da approcci eterogenei. Il secondo tema riguarda la capacità di realizzare soluzioni secure by design. Parlare di cloud, di digitalizzazione, significa per noi parlare di sicurezza e protezione del dato e delle infrastrutture che lo generano, lo trasmettono e manipolano. Significa concepire e governare soluzioni digitali che abbiano la sicurezza cyber come elemento fondante già in fase di progettazione, soluzioni appunto secure by design che permettano di erogare servizi in modo continuativo tutelando il patrimonio informativo e proteggendo i dati di istituzioni, dei cittadini e soprattutto delle imprese. E infine il terzo punto che riguarda la valorizzazione dell'enorme patrimonio informativo della pubblica amministrazione. Certo. Noi lo possiamo fare grazie a soluzioni distintive nate dal rapporto consolidato con le istituzioni e caratterizzato da una profonda conoscenza dei processi operativi e delle esigenze specifiche delle diverse amministrazioni. Tra l'altro mi fa piacere comunicare in questo contesto davvero così qualificato che recentemente Leonardo ha inaugurato un laboratorio per noi molto importante dedicato alla ricerca avanzata e alla innovazione tecnologica. È basato su un supercomputer tra i più potenti in Europa e primo in Italia per capacità lavorativa, che sarà in grado di implementare tecniche avanzate di big data e intelligenza artificiale. Tale asset sarà un ulteriore valore, credo, che Leonardo, certo, potrà esprimere per contribuire all'evoluzione tecnologica complessiva del paese. Grazie Fabio, anche con te ci vediamo poi al terzo giro. Marco Bellezza. Sì, da questo secondo giro, per così dire, sono emersi tanti spunti di interesse, in particolare il richiamo, no, a varie personalità che a diverso titolo, sparse in diverse amministrazioni, spinte da uno spirito volontaristico molto forte, per così dire, in questi anni, in queste settimane, poi in questi mesi di emergenza, stanno portando avanti dei processi di digitalizzazione. Si è citato il collega Virgone, ma tanti altri, no, che spinti da questa questa intenzione di portare avanti questi processi. Uno dei temi che peraltro sono sul tavolo anche delle discussioni a livello governativo è quello relativo
anche a un po' al dato anagrafico all'interno delle pubbliche amministrazioni. E quindi c'è bisogno, da un lato, di nuove energie, nuove forze. E il dato anagrafico, quando si parla di digitale, purtroppo non è un dato indifferente, evidentemente, perché c'è una propensione e anche una forma mentis nell'elaborazione di progetti, per così dire, digitali, che è diversa a secondo dell'utilizzo che si fa di questi strumenti e quindi dell'abitudine all'utilizzo. E se questo tema non viene affrontato, mi sembra poi difficile portare, si riconosce lo sforzo di volontà di tante personalità all'interno delle singole amministrazioni, ma il cambiamento, a mio avviso, deve essere un poco più radicale. E poi c'è il tema di come rendere appealing la pubblica amministrazione. Io lo vedo nella mia esperienza in Infra dell'Italia, che è una società in-house, quindi in qualche modo risponde a delle logiche di pubblica amministrazione. Per avvicinare giovani ingegneri a lavorare con noi è molto molto complicato, da un lato perché siamo poco competitivi da un punto di vista, diciamo, meramente economico, e dall'altro perché si vive un pregiudizio rispetto a certe esperienze, e chiaramente tra noi e una società informatica probabilmente scelgono la società informatica. Anche questo è un processo in realtà molto lungo da dover necessariamente impostare, favorendo anche quei fenomeni che in altre esperienze sono comuni, di integrazione tra l'esperienza privata e il pubblico, vedendo il pubblico come non necessariamente un'esperienza a tempo indefinito, ma ci si può stare nel pubblico 2 anni e poi tornare a fare il proprio lavoro, che è il modo migliore per cambiare determinati meccanismi. Grazie, grazie Marco Bellezza. Sì, questo è un tema centrale del quale noi ci stiamo occupando da diverso tempo, è quello che i psicologi chiamano la minaccia del pregiudizio, dello stereotipo, per cui la pubblica amministrazione è considerata un settore non attrattivo, e ripetendo all'infinito questo diventa non attrattivo. Dobbiamo attrarre talenti nella PA, dobbiamo considerare l'esperienza del lavoro pubblico un'esperienza formativa, questo è fondamentale per avere la PA di cui abbiamo bisogno. Davide Brandini. Allora, tanto riprendo quello che diceva Andrea Rangone prima, e sono al 100% d'accordo che non dobbiamo dimenticarci che poi il paese si sostiene, come dire, anche con la competitività delle imprese, no? In particolare la nostra economia è fatta di piccole e medie imprese. Quindi la collaborazione della pubblica amministrazione per far lavorare meglio le imprese in generale, piccole e medie imprese, è fondamentale, no? Quindi parto da questo punto. Intanto evidenzio che l'Irlanda, sesta nella graduatoria DESI, ha un CIO. Il CIO è una figura che è tipica, come dire, delle imprese e non del settore pubblico. Questo può essere uno spunto di riflessione da parte nostra. Ma diciamo, chiudendo questa parentesi, io evidenzio appunto che questa crisi e in generale la rincorsa, l'accelerazione, la digitalizzazione ha messo nuovamente in evidenza anche l'importanza delle infrastrutture, no? Noi siamo un operatore, Vodafone è un grande operatore di reti, come dire, il paese ha estrema necessità di infrastrutture, di reti pronte, in grado di supportare tutto quello che saranno i nuovi servizi per la cosiddetta new normality digitale. Quindi reti, ma reti future proof, reti a larga banda, 5G e quant'altro. La nostra, come dire, il nostro sistema sicuramente mette in crisi le imprese, perché noi sappiamo ancora nuovamente dagli indici che emergono e che le nostre imprese spendono fino a 100.000 euro all'anno, le piccole imprese, per assolvere compiti, come dire, burocratici, spendono 300-400 ore all'anno improduttivamente per rispondere agli obblighi del settore pubblico, no? Quindi in questo noi dobbiamo dargli una mano. Come Vodafone può farlo? Noi siamo un operatore di business, conosciamo i processi delle aziende e della pubblica amministrazione e siamo in grado, dal nostro punto di vista, in tradurli in progetti, quindi combinando quello che sono i nostri asset, reti, ma anche piattaforme come la piattaforma IoT o le piattaforme di dati, gli analytics sono fondamentali per prendere decisioni sia dalla parte pubblica che dalla parte privata,
combinarli insieme a un ecosistema di partner, perché nessuno è in grado di fare tutto da solo, ma è importante essere in grado di governare un ecosistema di partner e proporre progetti cosiddetti end-to-end. E questo in modo sicuro, ovviamente, con una corretta solidità finanziaria, perché i progetti devono essere poi mantenuti e continuati nel medio e lungo termine, e con un continuo benchmark e una vista sul mercato e magari anche sul mercato globale, quindi essere in grado anche di copiare quello che fanno altri paesi che in qualche caso sono, ahimè, ancora un pochino più avanti di noi. Grazie, grazie Davide. Francesco Ferri. Ah, sono davvero tanti gli spunti che vengono da questo interessante panel. Mi ricollego prima di tutto a quello che diceva prima l'amico Mauro Minen. Si può fare, nel senso che quello che abbiamo sperimentato in questi mesi, ma che in realtà le società ICT in-house stanno portando ai propri cittadini in tutte le regioni in cui operiamo, è una serie davvero di servizi digitali che già hanno veramente dato uno slancio di innovazione, di semplicità e di resilienza. Quando si accede adesso a un bando per partecipare all'asilo nido dei propri figli da 7 giorni a 7 minuti grazie alla tecnologia blockchain, quando si può con il proprio device lavorare in smart working con il virtual desktop, quando il welfare digitale è stato abilitato veramente con contact center e telemedicina e televisite a disposizione in tante regioni italiane, a prescindere dal fatto che siano gialle, rosse o arancioni, quando c'è una modulistica standardizzata per l'accesso veramente a un'infinità di servizi della pubblica amministrazione, quando la pubblica amministrazione riesce a mettere a disposizione dati per gli studi epidemiologici in tempo reale, che ci danno quindi la fotografia real time ogni singolo giorno di come si sta muovendo l'epidemia, tanto è in corso. Manca però uno dei fondamenti, e io approfitto veramente ancora una volta di queste importanti occasioni per dirlo chiaramente con forza: quando si parla di cooperazione e interoperabilità bisogna partire dalla cooperazione, dall'interoperabilità dei dati. Certo. Allora, tanto si sta parlando oggi in Italia del cloud nazionale, perché solo il digitale made in Italy per custodire e garantire l'indipendenza del nostro paese rispetto all'approvvigionamento solo dai grandi operatori internazionali. Io sono convinto che questo sia uno dei progetti strategici che deve essere portato avanti, e sono convinto, per dare un input qualora mai arriverà anche al ministro Pisano, che anche questo sia un piano cantierabile, immediatamente operativo, e che deve dare risultati nell'immediato. Ed è il fatto di costruire veramente il nostro cloud nazionale, ma non facendo nuovi investimenti, mettendo in rete gli investimenti che le nostre in-house a livello regionale, a livello locale, a livello nazionale hanno già fatto nel corso degli anni. Sono investimenti poderosi di multi-hybrid cloud che possono essere federati con una serie di regole semplici per costruire questo cloud nazionale, che può essere anche ulteriormente potenziato grazie ai fondi del Recovery Fund. Noi abbiamo già delle strutture che il decreto semplificazioni e la razionalizzazione delle infrastrutture che è stata fatta negli ultimi anni sono infrastrutture completamente compliant con quelli che sono i migliori standard internazionali. Si tratta veramente di scaricare a terra questo immenso potenziale, perché siamo pronti subito, nell'arco veramente di pochi mesi, a mettere in piedi il nostro cloud nazionale, che non ha nulla da invidiare a Gaia X e agli esempi quindi tedeschi o francesi o di qualsiasi altra nazione. Grazie, grazie Francesco, grazie a tutti voi che mi state aiutando a mantenere questi ritmi serrati, grazie davvero. Beh, l'abbiamo evocato, l'ha evocato la Ministro, l'avete evocato voi, sentiamo questo contributo di Giuseppe Virgone che ci ha rilasciato in prospettiva di oggi. Prego. Allora, intanto buongiorno a tutti, un saluto a tutti i presenti. In questo periodo di Covid, eventi e manifestazioni come queste comunque ci danno quel senso di normalità su temi più leggeri che serve in questo momento. Allora, che il digitale sia diventato una priorità per il Paese lo dimostrano le dichiarazioni dei nostri ministri, le dichiarazioni frequenti del Presidente del Consiglio, l'esistenza di un ministro per l'innovazione e la trasformazione digitale, che è il ministro Paola Pisano. Quindi il tema del digitale non è più un tema sullo sfondo dell'agenda politica, ma è un tema che è al centro dell'agenda politica
E questo è molto importante se vogliamo che finalmente la trasformazione digitale diventi una realtà nel nostro paese. In questo scenario di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, di sburocratizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, un ruolo importante lo svolge proprio PagoPA, come uno strumento agile e veloce, ricco di competenze, che ha in carico una serie di progetti importanti in, diciamo, nel rapporto Stato-cittadino. Ed è su questo tema che io mi vorrei particolarmente concentrare in questi pochi minuti del mio intervento, ovvero sia qualunque iniziativa di digitalizzazione il governo voglia portare avanti, deve sempre tenere in considerazione le esigenze del cittadino, le sue abitudini e il suo modo di interfacciarsi con lo Stato e con i mezzi tecnologici che gli vengono messi a disposizione. Quindi i servizi digitali che dobbiamo mettere in campo devono essere servizi a misura di cittadino. Questo è lo slogan di PagoPA: costruire una filiera di servizi che sia a misura di cittadino. E questo vale per tutti i progetti che oggi sono in carico a PagoPA. Ne citiamo alcuni solo per individuare le aree nelle quali maggiormente ci collochiamo, e sono i pagamenti digitali, sia dal punto di vista della piattaforma PagoPA, che è la piattaforma di incasso centrale della pubblica amministrazione, ma vale anche per tutte le iniziative che il governo e il ministro portano avanti anche nell'incentivazione dei pagamenti digitali e dei pagamenti cashless. In tutte queste dinamiche, la competenza e i prodotti di PagoPA SPA sono competenze e prodotti strategici. In questi giorni vediamo sta prendendo forma il progetto Cashback, che incentiverà l'utilizzo dei pagamenti cashless. Questo è uno dei progetti più importanti in capo a PagoPA. Di PagoPA è inutile parlarne, della piattaforma, ormai è molto usata, la conosciamo tutti, abbiamo raggiunto e superato le 19.000 pubbliche amministrazioni aderenti, siamo contenti, non demordiamo, dobbiamo arrivare al 100% delle pubbliche amministrazioni servite. Un altro progetto core dell'azienda è rappresentato dall'app IO. L'app IO, che noi vediamo come lo strumento mobile che consente al cittadino di dialogare direttamente con la pubblica amministrazione, sempre con quel concetto di cittadino al centro, ovvero con un'interfaccia molto semplice, un'interfaccia che gli consente con pochi clic, dopo l'autenticazione con la sua identità digitale, sia essa SPID o CIE, di accedere velocemente a tutti i servizi della pubblica amministrazione e a tutte le notifiche che la pubblica amministrazione riserva per lui. IO è un po' il front-end delle piattaforme che PagoPA sta sviluppando e sta producendo, e quindi lo dobbiamo vedere come effettivamente vuole la legge, come punto unico di accesso telematico di tutti i servizi della pubblica amministrazione. Un altro progetto importante che è in capo a PagoPA è la piattaforma notifiche, che è stata assegnata a PagoPA nell'ultimo decreto legge semplificazione, che è un decreto legge molto innovativo anche dal punto di vista degli aspetti legati alla digitalizzazione del paese, e introduce una serie di tematiche che finora non erano rimaste sullo sfondo. Una di queste tematiche che finora era rimasta sullo sfondo era proprio la notificazione digitale degli atti amministrativi dello Stato verso il cittadino, che vengono affrontati sia dal punto di vista del domicilio digitale sia dal punto di vista della piattaforma notifiche, cioè un punto centrale dove il cittadino può trovare tutte le notifiche che la pubblica amministrazione ha riservato per lui e interagire con la pubblica amministrazione, quindi anche pagando, utilizzando PagoPA, questi tributi. Altri progetti sono in carico a PagoPA, e altri progetti PagoPA ha fatto partire autonomamente. Un altro che voglio citare, che rappresenta in modo sintetico la forte collaborazione di PagoPA con il mondo dei prestatori servizi di pagamento, è il servizio Check-IBAN, che è stato messo in periodo di Covid e purtroppo sarà messo ancora adesso a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per la verifica dell'IBAN dei soggetti destinatari di benefici a fondo perduto o di bonus di varia natura. Questo è un po' lo scenario nel quale PagoPA si colloca, e questi sono un po' sinteticamente i progetti più importanti che PagoPA sta portando avanti. Non cito l'interoperabilità o la piattaforma digitale nazionale dati, che richiederebbero più tempo. Quello che volevo enfatizzare in questo intervento è che finalmente il digitale al centro, che PagoPA è uno strumento importante perché la trasformazione digitale, piano piano e anche purtroppo con i tempi della pubblica amministrazione, ma finalmente diventi una realtà.
Io lascio un saluto a tutti e ancora in bocca al lupo per i periodi che stiamo vivendo. Grazie, grazie all'amico Virgone che oggi non poteva esserci ma ci teneva appunto a lasciarci questo punto della situazione su cui appunto stanno attivamente lavorando. Beh, Andrea, questo è, abbiamo messo parecchi argomenti, mi sembra, come si suol dire, parecchia carne sul fuoco. Giustamente tu hai posto l'attenzione sul fatto che comunque il paese che in questo momento sta reagendo è fatto da diversi attori e una fetta importante è rappresentata dalla realtà industriale. Allora io ti chiedo, cosa chiede secondo te appunto il sistema produttivo alla PA? Sicuramente una PA più moderna, evidentemente. Prego, ti lascio un po' più di minuti questa volta per fare un ragionamento più compiuto, poi andiamo al terzo giro. Prego Andrea. Va bene, sì. Io mi permetto di fare una considerazione, prima di rispondere evidentemente alla tua domanda, una considerazione un pochino più di contesto, di contestualizzazione anche storica, no? Perché non voglio essere negativo, ma realistico ed importante quindi che fondiamo le cose che ci diciamo adesso in una prospettiva anche un pochino storica di quello che è successo negli ultimi anni, no? Perché per carità, ecco, siamo tutti molto contenti finalmente, no, che il digitale sia al centro dell'attenzione a livello politico, della sfera mediatica, eccetera, eccetera. Ma chi lavora in questo ambito da tanti anni, tante di queste cose le dice da molto tempo. Allora, volevo quindi rispondere alla tua domanda radicandola un po' in alcuni numeri. Mi sono permesso di prendere solo due slide che fanno vedere come le cose che ci diciamo adesso, i messaggi che adesso tutti noi ci mettiamo in bocca dell'importanza strategica del digitale per il rilancio di questo paese, sono gli stessi messaggi che in tanti, io come tanti, hanno sottolineato negli ultimi vent'anni abbondanti, ma fortunatamente ci siamo sentiti molto Don Chisciotte rispetto sia una sfera politica di scarsissima sensibilità culturale su questi aspetti, devo dire anche però una sfera imprenditoriale, una sfera di imprenditori, vertici della pubblica amministrazione e vertici delle imprese. Perché dico questo? Perché se facciamo vedere un attimo la prima chart, no? Dobbiamo ricordarci, adesso so che ci fa male vedere questi numeri, no? ma dobbiamo ricordarci qual è la nostra situazione. Siamo il paese europeo che è riuscito a distruggere completamente la produttività. Questo è un grafico, anche se non lo commento nei dettagli, ma solo ne vedete il trend, no? Abbiamo l'andamento negli ultimi 10 anni della nostra produttività, ormai è chiaro, qualunque economista, la produttività è legata alla capacità in primis di lavorare sul digitale, sull'innovazione, la trasformazione digitale, facendo 100 il numero indice appunto del 2010, guardando cosa è successo in questi 10 anni, abbiamo perso punti percentuali enormi in mani, ed è di oggi la notizia del Sole 24 Ore, che anche la rilevazione dell'Istat nel 2019 ci dice che abbiamo ancora perso un pezzo di produttività. Ma questi sono numeri sotto gli occhi di tutti, non ci voleva il Covid, non ci voleva la pandemia per ragionare su questi numeri. Allora ci si chiede perché ci siamo mossi così in ritardo. La risposta è chiaro che invece c'è, no? È una risposta di natura culturale. Detto in altre maniere, nessuno se la filava di pezzo questa trasformazione digitale, o meglio, qualcuno sì, faceva finta di occuparsene, ma poi guarda caso non riusciva mai a entrare realmente nelle priorità vere delle agende politiche, nelle priorità vere delle imprese. L'altra chart dimostra la stessa identica cosa. Anche qui l'avevo già fatta vedere l'anno scorso di fronte appunto al Premier Conte, come anche questi dati gli economisti li fanno girare in tutto il mondo da tempo, no? Noi in particolare in Italia da tanto tempo abbiamo sull'asse orizzontale questo indice di maturità digitale dei paesi EU28 e invece sull'asse verticale abbiamo
il PIL pro capite, e anche qui una bella analisi di regressione statistica ci dice, con una correlazione fortissima, lo 0,67 è una correlazione fortissima, ci dice che è chiaro come la maturità digitale di un paese sia fortemente correlata al suo PIL pro capite. E noi in questi decenni, in realtà qui ormai più di 15 anni, abbiamo perso parecchi punti percentuali ancora una volta rispetto alla media dei paesi europei, e non parliamo dei paesi più avanzati. Allora, da questa base storica, adesso invece utilizzo la seconda metà per costruire in chiave positiva, quindi possiamo anche togliere le chart, grazie Michela, da questa base storica adesso rispondo, provo a rispondere alla tua domanda, sicuramente in chiave positiva. Quindi, e va bene, questi numeri erano sotto gli occhi di tutti, non è che da 15 anni, praticamente dal 2008, che io adesso ho fatto l'analisi solo dal 2010, ma possiamo andare da Lehman Brothers in avanti, dal 2008 che ci sono, quindi quasi 15 anni, sono sotto gli occhi di tutti, e l'Italia sta, e molti dei fenomeni negativi su questi indicatori, ci mettiamo anche l'occupazione che non ho voluto farvi vedere, no, sono legati proprio a questa incapacità di utilizzare l'innovazione, in particolare l'innovazione digitale. Va bene, guardiamo il futuro. Adesso finalmente l'abbiamo capito, no? Ripeto, c'è voluto una pandemia, l'abbiamo già detto, forse è l'unica eredità realmente politica che questa tristissima e complicatissima situazione ci lascerà, e ci siamo già detti che sarà l'impegno morale di tutti noi nei nostri ruoli a non, almeno adesso, non perderla, non perderla. Adesso che c'è stato questo elettroshock culturale, per cui, ripeto, anche coloro i quali erano i più sordi di fronte alle urla di dolore degli anni scorsi, adesso che appunto questo elettroshock ha agito un po' su tutti, bene, si creano le condizioni giuste per poter giocare la partita. E oltretutto ci sono anche le condizioni giuste finanziarie, no? Perché appunto Next Generation Europe, o Recovery Fund, mette come pillar di riferimento il digitale, e quindi se siamo capaci di utilizzare bene questi soldi, abbiamo anche la componente finanziaria che evidentemente è molto molto rilevante. Arrivo al tema delle imprese. Allora, il tema delle imprese lo affronto su due livelli differenti. Il primo è un livello di natura politica. Ben vengano misure intelligenti, smart, comunque a livello politico, che agevolano l'innovazione digitale nelle imprese, soprattutto in quelle piccole e medie, perché l'ho già detto, questo gap culturale, questa insensibilità sulla trasformazione digitale non vale solo per i politici e per le pubbliche amministrazioni, vale, come in Italia, anche per tante imprese, soprattutto quelle di dimensione minore. Allora, anche per loro l'azione elettroshock c'è stata, tanti imprenditori ci contattano, mi contattano oggi con una consapevolezza maggiore. Ebbene, anche lì diamogli, dargli alcune agevolazioni, fornirgli alcune possibilità di investimenti con magari impatto fiscale agevolato, va nella direzione giusta, a maggior ragione dopo questa botta economica incredibile legata alla crisi post-Covid. Quindi sicuramente alcune azioni stanno già andando in quella direzione, no? Perché il piano Industria 4.0 o il piano Transizione 4.0, non c'è dubbio che sta andando già in questa direzione. Adesso si tratta di capire bene, anche con gli effetti di questa pandemia sul tessuto economico produttivo italiano, si tratta di capire come andarlo ad adattare, come andarlo a potenziare, perché sia realmente un agevolatore non solo della ripresa, ma di una ripresa intelligente, di una ripresa basata sull'innovazione, basata su un utilizzo più approfondito, critico e sapiente del digitale. Secondo livello, e quindi questa è un'azione politica intelligente a supporto delle imprese. Secondo livello, invece, è proprio parlo invece agli imprenditori, parlo invece ai vertici aziendali e alle stesse interlocutori che per appunto più di 20 anni, e mi metto il cappello di chi appunto ha fondato gli Osservatori di Digital Innovation nel 1999 al Politecnico di Milano, che più di 20 anni sono stati ben poco sensibili a questi elementi. Allora, anche qui non c'è dubbio che la sensibilità è fortemente aumentata, non solo in chi l'aveva molto bassa, no?
E qualcuno mi dice, vabbè, ma come se la trasformazione digitale fosse la Zoom Economy, fosse questi eventi digitali, no? fosse un po' di piattaforme di collaboration utilizzate solo. Invece sì, perché comunque anche attraverso questi, diciamo, messaggi più diretti, a chi la cultura ce l'ha poca, no? inizia a capire, magari poi da Zoom in generale, da qualunque piattaforma di digital meeting, poi si passa a capire un pochino meglio appunto il concetto di cloud, eccetera. Ma anche alle imprese che avevano già fatto qualcosa, quelle imprese che in realtà avevano già investito in trasformazione digitale, questa situazione incredibile, improvvisa, questo forzato lockdown, questo completo smart remote working, chiamatelo come volete, no? Ha fatto capire che si può fare di più. La cosa bella è che quindi anche le imprese più sensibili, già più avanti, ha fatto capire che si può fare di più. Quindi possiamo andare oltre. Allora, non posso chiudere con un elemento di natura positiva, ripeto, è un momento incredibile perché si stanno distruggendo le due componenti, sgretolando le due componenti inerziali più forti degli ultimi 20 anni, quella culturale e quella forse anche economica finanziaria, e se ben agevolata da interventi fiscali intelligenti, penso che quello che non è accaduto per 20 anni possa accadere nei prossimi 5. Grazie Andrea, ti chiedo la cortesia di rimanere ancora con noi perché poi vorrei una tua battuta, un commento finale dopo il terzo giro. Grazie. Allora, andiamo verso il terzo giro. Prima vorrei proporvi un altro brano dell'intervista a Lowry, poi una domanda che viene dal pubblico e inizierà il terzo giro con l'assessore Callari, che finalmente è riuscito a collegarsi perché aveva un impegno istituzionale, al quale magari darei qualche modo in più e introdurre il terzo giro di tavolo, che è su questi temi su cui adesso Andrea ci ha posto l'attenzione. Però andiamo a sentire Lowry. E domanda dal pubblico e poi terzo giro, prego. What I would say about Italy is that I think it's very important that everyone who leads technology in the public service in Italy start to develop a plan. We have a phrase that we use in my office about respecting the past and co-creating a shared future. And that's actually really important in technology. So I think if all the regional CIOs in Italy were put in a room and started to try and imagine what they all would agree on that would be the future of digital government in Italy, whether that's local government or national government, if you could start to agree what that looks like, then you can start to agree a roadmap to get there. And that might be some of the more advanced local government creating solutions that the rest of the country shares. It doesn't always have to be done centrally. But what I would say is you don't need to learn from Ireland. You need to learn from your own football teams, because I'm a great fan of football. I love Italian football. But when Italy play international football, they do have a shared vision. They do have shared passion. And you've won the World Cup, what, 4 times, is it? And you've been to the final twice. So you're in the top 3 most successful international football teams of all time. So I think you learn from that. You learn that if you have this shared vision, then developing the plan to achieve that shared vision becomes actually the easy part. Eh sì, una visione condivisa probabilmente è quello che sul quale anche noi ci soffermiamo spesso. Abbiamo bisogno di un progetto condiviso, di una visione condivisa e poi degli attori che sono quelli che poi portano avanti questa visione. Sentiamo, noi in questa edizione autunnale di Forum PA abbiamo introdotto molti elementi di interazione, perché sennò parliamo appunto solo fra di noi, e abbiamo sollecitato il nostro pubblico a mandarci sia domande scritte che registrazioni audio. Sentiamo questa domanda che mi sembra che è venuta da un'ascoltatrice che si chiama Elena. Prego, mandate in onda. Buongiorno, avrei una domanda per i relatori. Di piani sul digitale ne abbiamo già avuti in passato, ma quali sono in concreto i passi da fare oggi perché la trasformazione digitale sia realmente un fattore di ripresa? Grazie. Abbiamo ovviamente scelto questa tra le domande arrivate perché in effetti ci introduce al terzo panel. Andrea l'ha detto, se andiamo a vedere quella chart, la prima chart, la prima slide, siamo in ritardo. Tante volte abbiamo detto dobbiamo recuperare posizione nel,
nell'indice DESI, però adesso, se non ora, quando? Adesso che c'è questa energia positiva, questa voglia di riscatto, adesso che appunto ci sono anche le risorse, adesso più che mai dobbiamo condividere un progetto e poi applicarlo secondo i diversi ruoli. Cominciamo con Sebastiano Calleri, assessore al patrimonio, demanio, sistemi informativi e semplificazione della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. Assessore, benvenuto. Abbiamo parlato di tante cose e andiamo verso il panel finale. Ai colleghi darò i 3 minuti, a lei qualche minuto in più, visto che si è collegata adesso, ma il tema è proprio questo, come una regione, poi questo progetto, tra virgolette, di riscatto, riesce a scaricarlo a terra. Prego. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Grazie per l'invito. Sì, intendo parlare anche un po' come coordinatore della Commissione Agenda Digitale presso la Conferenza delle Regioni, che è il ruolo che credo sia più interessante che io ricopro, proprio per poter dire la mia come amministratore pubblico. Io ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva prima Rangone, che ho già ascoltato più volte su questo argomento e che proietta molto spesso delle slide che danno la misura di quanto c'è da fare, di quanto lavoro bisogna fare per andare avanti da questo punto di vista. Diceva una cosa molto importante, fra l'altro, cioè che la politica molto spesso ha poca cultura, parla molto spesso di trasformazione digitale, ma in realtà se ne interessa molto poco. Io racconto sempre una cosa che secondo me aiuta a capire. Quando ho preso il ruolo di assessore, la mia amministrazione mi ha detto con molta chiarezza, detto: ma ascolta, ma se per caso ti diamo anche la delega alla digitalizzazione, ti disturba? La faresti per cortesia, perché qua nessuno la vuol fare? Ecco, questo è un po' la misura di quello che diceva prima Rangone, cioè era un spero non sarà ancora in futuro, è un tema su cui la politica sconta veramente un ritardo culturale importante e spesso non capisce quanto sia realmente utile oggi partire non soltanto dallo strumento digitale, ma da tutte le opportunità che il digitale ci fornisce, quali per esempio un buon utilizzo dei dati. Se noi oggi vogliamo fare delle politiche che in qualche modo traguardino il futuro, dobbiamo partire dalla valutazione dei dati, un grande patrimonio di dati che oggi la pubblica amministrazione possiede. Molti lo paragonano al petrolio. Io personalmente, come me penso anche altri lo ritengono, credo che dobbiamo cominciare a uscire da questo discorso. Non è il petrolio, è qualcosa di più, perché il petrolio finisce e i dati aumenteranno sempre di più nel tempo. Per cui è probabile che dobbiamo impadronirci di questa ricchezza, dobbiamo saperla utilizzare, perché partendo da questo possiamo capire come meglio fare delle cose. Dico spesso al mio collega, per esempio, assessore alla sanità, che se vogliamo fare delle buone riforme sanitarie, dobbiamo sapere a che ora esce la signora Peppina dal suo paesino di montagna e qual è l'ospedale dove normalmente lei va e a che ora preferisce andare, perché partendo dai flussi delle persone e delle abitudini delle persone possiamo capire come dargli dei servizi sanitari adeguati. Per cui credo che sia fondamentale riuscire a fare questa cosa qua. C'è un grosso gap comunque, non soltanto come paese rispetto all'Europa, ma c'è un gap anche all'interno del nostro paese. Molte aree del paese hanno un ritardo importante. Il gap non è soltanto rispetto all'Europa, ma fra il piccolo paesino dell'entroterra siciliano e il paese della Brianza, dove magari è più facile avere la connessione o è più facile avere delle competenze digitali. E questa cosa qui noi dobbiamo cercare di svilupparla. Come Conferenza delle Regioni stiamo lavorando abbastanza per cercare di portare avanti la digitalizzazione insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale e al nuovo Ministro per la Digitalizzazione, che per fortuna oggi esiste, una figura di riferimento a cui spesso noi abbiamo ritenuto fosse necessario che ci fosse questa figura, finalmente c'è
e dobbiamo cercare di, anzi, far sì che all'interno di quel decisore politico vengano concentrate molte più funzioni rispetto a quelle che oggi effettivamente ha. Partendo da un presupposto che la pubblica amministrazione deve essere non soltanto un qualcosa che offre dei servizi di tipo amministrativo ai cittadini, noi dobbiamo essere, e l'ho detto anche altre volte, una vera grande infrastruttura nei confronti del Paese. La pubblica amministrazione deve essere un'infrastruttura, cioè uno strumento utile, per esempio, per la crescita delle imprese. Io, come Regione Friuli-Venezia Giulia, sto sviluppando, per esempio, una cosa che credo sia molto importante, come me anche la Regione Emilia-Romagna, anche altre regioni. Sto pensando, per esempio, ad aiutare le imprese a cimentarsi col mercato digitale. Noi abbiamo tante piccole imprese che oggi non sono in grado, per esempio, di andare verso gli appalti pubblici perché non sono abbastanza strutturate. Ecco, io sto cercando di far sì che le imprese, per esempio, del territorio si strutturino, magari facendo rete di imprese e cercando di entrare nel mercato della pubblica amministrazione attraverso, per esempio, ecco, mutuando quello che oggi, per esempio, è il mercato dell'e-commerce. Ho pensato, per esempio, di creare una sorta di marketplace della pubblica amministrazione all'interno della quale le piccole imprese possano in qualche modo certificarsi e far sì che quindi la pubblica amministrazione, riconoscendola, i comuni riconoscendoli, possono affidargli, per esempio, delle attività o degli appalti, soprattutto quegli appalti in cui è possibile, magari sotto soglia, in cui è possibile avere degli affidamenti diretti senza bisogno di fare, diciamo, le gare. Ecco, quindi c'è tutta una tematica su cui la pubblica amministrazione deve capire che digitalizzazione non significa appropriarsi soltanto di uno strumento, ma creare delle modalità di lavoro, delle opportunità di crescita del Paese che oggi sono fondamentali. Noi siamo un Paese che da questo punto di vista deve lavorare molto. Se pensiamo che soltanto il 16% delle imprese italiane oggi utilizzano il digitale per la promozione delle loro attività, vuol dire che c'è molto da fare rispetto ad altri paesi in cui invece questo strumento è molto utilizzato. Mi pare che il mio grazie mille Sebastiano Galli per i temi che ha introdotto. Oltretutto, sì, il concetto di pubblica amministrazione come infrastruttura, come piattaforma abilitante è veramente quello di cui in questo momento abbiamo bisogno. Non dobbiamo vedere la pubblica amministrazione come appunto una burocrazia che rallenta i processi, ma al contrario, a livello regionale, a livello nazionale, a livello territoriale abbiamo bisogno di istituzioni che diventano infrastruttura abilitante, piattaforma abilitante, quelle che sono gli asset del territorio, esattamente questo. Grazie. Andiamo avanti e riprendiamo il ragionamento che stiamo appunto svolgendo. L'abbiamo detto, l'ha detto Andrea Rangone prima, appunto abbiamo bisogno in questo momento di crederci. Allora io vi dico quali sono le condizioni imprescindibili affinché si possa fare. L'avete citato diverse volte, il si può fare, lo dobbiamo fare. Francesco Ferri. Mi dà questo giro di tavola la possibilità di riprendere alcuni punti chiave che ho già accennato prima. La rivoluzione digitale passa prima di tutto attraverso una rivoluzione culturale che parte appunto dalla pubblica amministrazione. Con l'assessore Callari ne abbiamo parlato e ovviamente come società in-house il nostro ruolo è di essere a servizio delle regioni per coordinarsi sempre di più e fare sinergia con il livello nazionale. Ecco, allora ritorno a un punto chiave. Dobbiamo veramente fare rete a tutti i livelli, quindi dal livello nazionale al livello regionale e ovviamente anche con il privato, perché come società in-house non siamo solo stazioni di committenza e di conseguenza diamo centinaia di milioni di euro al privato ogni anno, ma siamo coloro che possono veramente istituire questo dialogo pre-competitivo pubblico-privato, intercettando i bisogni di digitalizzazione della pubblica amministrazione e trasformandoli in progetti concreti che poi il privato attua grazie alle proprie competenze, alle proprie esperienze, anche mutuate da altri paesi. Allora, questo fare rete è veramente una delle cose essenziali. Poi io vengo dal privato, quindi sono prestato questo ruolo, lo sto facendo con grande passione ed dedizione perché è bello pensare di poter lasciare qualcosa per la propria comunità e per i propri figli, ma solo se veramente c'è questa rete fra nazionale, regionale, locale e privato possiamo davvero pensare di fare questo scatto in avanti verso la digital transformation del paese.
E la seconda cosa è investire tutto quello che possiamo nelle competenze digitali. Noi come società in-house abbiamo l'Ass Inter Academy, che è un luogo di formazione, di scambio fra i dirigenti della pubblica amministrazione, gli operatori chiave delle nostre società in-house e gli operatori del mercato, in cui veramente cerchiamo di formare, coltivare, aggiornare costantemente le competenze digitali. E ovviamente aderiamo a Repubblica Digitale, l'iniziativa del ministro Pisano, perché ci vuole anche in questo caso una coalizione nazionale per lo sviluppo delle skills. E infine parliamo un attimo del nostro sistema sanitario. Siamo di fronte alla rivoluzione dell'e-health, l'abbiamo già sperimentata in questi mesi, e questo andrà avanti ancora una volta nei prossimi anni come veramente priorità di sviluppo del nostro paese. Anche in questo caso abbiamo già fatto degli investimenti chiave, che è quello del fascicolo sanitario elettronico, che non deve più essere semplicemente un repository di documenti, ma deve diventare quel punto nodale in cui ci sono tutti i dati dei cittadini che vengono messi a disposizione del cittadino per far sì che ci sia una cura personalizzata per il cittadino in interoperabilità con le altre regioni, con le altre pubbliche amministrazioni, per far sì veramente che sia possibile ripensare il fascicolo sanitario elettronico come un punto di appoggio nel quale centrare tutti i servizi sanitari digitali per il cittadino. Grazie Francesco. Andiamo da Mauro, Mauro Minen. Guarda, io mi riattacco molto all'ultimo discorso fatto e dico semplicemente, nel pratico, io, quello che ha detto l'assessore Callari, costruire una piattaforma. Che piattaforma stiamo cercando di costruire e cosa possiamo realisticamente costruire? Il nostro modello, che è un modello fatto di ricchezze, di possibilità, impossibile pensare di costruire e pluribus unum, il motto della Repubblica degli Stati Uniti d'America. Forse dobbiamo applicare quello che è il motto dell'Unione Europea, in varietate concordia, cioè andare a costruire un sistema nel quale, come diceva Francesco un minuto fa, si vada ognuno a contribuire nella costruzione di una integrazione, di una collaborazione, di una cooperazione. Fammi dire che quello che ha detto prima sempre Francesco sull'hybrid cloud è sacrosanto. Pensiamo veramente di poter costruire un'unica infrastruttura a servizio del paese? Possiamo costruire un'infrastruttura ibrida, un'infrastruttura virtuale, una nella quale ognuno porti il proprio contributo. Da questo punto di vista, lo stimolo immediato che prendo da oggi è cominciare a collaborare con Assinter per costruirla, ognuno insieme, ognuno per dare un pezzettino. Quindi da questo punto di vista, questo per me è una call to action immediata, ci siamo messaggiati durante questa call con Francesco proprio su questo e lo facciamo, cominceremo a farlo adesso. Anche perché, fammi dire, Barry dice, respect the plan and co-create the future. Mi sono ripreso dopo qualche secondo dal lampo abbacinante d'ovvietano, cioè è chiaro che dobbiamo rispettare il piano e co-creare il futuro, allora perché non lo facciamo? Per il motivo per il quale Peppino Garibaldi, affacciandosi nel 1875 dal balcone dell'albergo della Repubblica lì a Roma, disse: romani, siate seri. E quindi il problema che noi dobbiamo affrontare in questo momento è dire quello che facciamo, sì, e fare quello che diciamo. Quindi siamo nelle condizioni di farlo, abbiamo dimostrato che si può fare, sono testimone personalmente per quello che abbiamo realizzato come in-house di poterlo fare. Francesco ha fatto delle cose eccellenti, il Friuli Venezia Giulia, ho appena sentito, ha fatto delle cose pregevoli, mettiamole assieme e andiamo avanti. Diritti a questo, perché come diceva Andrea, ed è un altro punto assolutamente condivisibile, il Covid un vantaggio ha avuto, è un barattolo di vermi che nel momento in cui l'hai aperto non lo richiudi più, è un vaso di Pandora. Che ci piaccia o no, i cittadini hanno bisogno in questo momento di cambiare logica e lavoro. I dipendenti vorranno lavorare in smart working perché è demenziale attraversare le città per andare a fare la propria prestazione a 50 minuti di macchina quando magari sei tutto il giorno nella medesima stanza e quindi potresti da solo e potresti serenamente fare lo stesso job. La formazione, ultimo argomento, assolutamente cruciale e assolutamente chiave, e tutte le leve corrispondenti a questo sono fondamentali e abilitanti, e quindi ben venga la Center Academy, ben vengano le corporate university come quella che stiamo facendo anche noi in Asci Informatica. La logica è fare sistema sulla leva delle persone e sulla leva dei sistemi. Mi attaccio. Tra l'altro, Mauro, no, rimani un attimo, tra l'altro su questo del fare del fattore umano al centro, delle risorse umane al centro,
nella nostra indagine, della quale vi ho fatto vedere solo due o tre slide, ma più complessa, a un certo punto abbiamo chiesto appunto al nostro campione, ma come possiamo avere questa PA più competitiva, appunto, che diventi piattaforma abilitante? Le prime due risposte sono state assumendo nuove persone, due, formando gli esistenti, cioè il fattore umano al centro, la formazione al centro, portare dentro nuove competenze. Quando gli abbiamo chiesto ma quali competenze dobbiamo portare nella PA, project manager, gestori di progetti, pensiero computazionale, ho l'idea semplicemente che se taglio una radio in due non c'è un omino piccolo che parla. Esatto. Grazie Mauro, andiamo avanti con Augusto Davico. Allora Gianni, prima parlavi della necessità di attrarre talenti. Andrea citava la triste situazione dell'Italia nella produttività del lavoro e della maturità digitale. Sicuramente uno dei grandi problemi che abbiamo in Italia è proprio quello delle competenze digitali. L'ha citato poco fa anche Francesco Ferri. Ed è impossibile non ripartire da lì. Andrea ha fatto prima vedere alcuni chart, ma immagino che tutti abbiamo anche letto il drammatico dato sull'indice DESI. Il nostro capitale umano è quello attualmente con meno competenze digitali di tutta l'Unione Europea. Siamo 28esimi su 28. Cioè solo l'1% dei laureati italiani è in possesso di una laurea in disciplina legata al digitale, più basso dato dell'Unione Europea. Le donne specialiste nel digitale rappresentano l'1% del numero totale delle lavoratrici. E anche se questi dati non ci sorprendono poi in fondo, sono anni che riconosciamo e che scivoliamo indietro sempre di più. Le aziende oggi hanno fame di competenze digitali, lo stiamo dicendo tutti, il problema è che non le trovano. Credo quindi sia il momento di agire, c'è bisogno di azioni concrete per dare spinta in avanti. Bisogna mettere quindi questo investimento in cima alle priorità. Io credo che i ragazzi vadano incentivati concretamente. Prima Andrea Rangone ricordava l'apertura degli osservatori digitali al Poli di Milano già nel 99. Se tutti siamo consci del fatto che abbiamo bisogno di laureati STEM, ovvero Science, Technology, Engineering e Matematica, dobbiamo fare un investimento perché questo sta diventando veramente un'emergenza. Ad esempio, non so, riduciamo le tasse universitarie agli studenti che studiano in questi ambiti, o diamo un contributo alle spese di alloggio, ma i ragazzi devono sentire che il paese sta investendo su di loro. Dire che quello che facciamo è fare quello che diciamo, come diceva prima Mauro. Ogni due anni IDC redige un report nel quale va a analizzare l'impatto che le soluzioni di Salesforce hanno sul mercato, sia dal punto di vista dell'aumento del PIL, sia dal punto di vista dell'aumento dell'occupazione. Calcolate che in Italia IDC valuta che l'implementazione di progetti digitali Salesforce porterà a un aumento del fatturato generale pari a 10 miliardi di euro e 20.000 nuovi posti di lavoro entro il 2024. Stiamo parlando di impatto generale, quindi di creazione di nuovi lavori che a loro volta generano nuove fonti di profitto. Ma se ci mancano le competenze di base, tutti questi lavori non si riescono, questi nuovi lavori non si riescono a creare. E quindi, rispondendo alla domanda iniziale, il mio consiglio per avviare il restart del paese è quello di investire concretamente in competenze STEM. Grazie Augusto. Andiamo da Marco Bellezza. Dobbiamo investire in competenze, però l'abbiamo visto anche all'inizio con la nostra slide, c'è una parte della popolazione che è preoccupata invece di non avere i giusti strumenti. Come ha messo anche in evidenza l'assessore Callari, comunque c'è una parte, nel momento in cui stiamo andando avanti e tutti ci auspichiamo che sia anche con ritmi ancora più serrati, verso la trasformazione digitale, verso lo switch off dei servizi pubblici, cioè non dimentichiamoci che comunque, benché la maggioranza del paese è con noi, secondo il nostro sondaggio, c'è quella parte che non dobbiamo dimenticarci. Bellezza. È evidente che lì, se parliamo di infrastrutture, deve arrivare e arriva l'intervento pubblico. Noi abbiamo a luglio di quest'anno, come ogni anno, concluso la consultazione pubblica nella quale abbiamo chiesto agli operatori le loro intenzioni di investimento in infrastrutture nei prossimi due anni. E il quadro che è derivato da questo
da questa consultazione è un rinnovato interesse degli operatori nella realizzazione delle infrastrutture, dovuto anche alla possibilità che abbiamo oggi, magari non avevamo 5 anni fa, di utilizzare infrastrutture come l'FWA che portano la connessione in maniera altrettanto efficace che altri sistemi in uso. Certo, non si arriva alle performance dell'FTTH, ma sappiamo che portare l'FTTH in tutti i comuni italiani è un'impresa e richiede l'ottenimento di circa 100.000 autorizzazioni amministrative che, per quanto semplificate e per quanto dai decreti del governo e dalla buona volontà dell'amministrazione pubblica, comunque diciamo in qualche modo questa necessità di richiedere autorizzazioni rappresenta una barriera rispetto all'utilizzo e alla piena implementazione del piano che stiamo portando avanti, iniziando ad avere dei risultati. Fine 2019, 14 comuni collaudati nel piano Bull, fine 2020 arriviamo a 1000 comuni attivati, quindi dei passi avanti anche significativi si stanno conducendo. Nell'ultimo minuto che mi rimane, colgo anche gli stimoli che sono venuti sul piano di valorizzazione del lavoro delle PMI e trasformazione digitale delle PMI, che è un altro grande tema. Negli ultimi 2 anni, dal piano Impresa 4.0 al piano Transizione, a tutto il set di incentivi che il Ministero dello Sviluppo Economico mette in campo, è evidente che la potenza di fuoco, di sostegno rispetto a questi processi di trasformazione digitale si è incrementata notevolmente. Colgo la necessità e ritengo che sia necessario far arrivare anche informazione più diretta alle imprese su come utilizzare questi strumenti. E ricordo la nascita a gennaio di quest'anno di CDP Venture Capital, del Fondo Nazionale Innovazione, che è un fondo di venture capital da 1 miliardo gestito da Cassa Depositi e Prestiti, che nei primi 8 mesi dell'anno ha investito 140 milioni di euro sia come investimenti diretti che come investimenti insieme ad altri fondi di venture capital, ed è un dato che fino a 2 anni fa non avevamo e che rappresenta una parte significativa, queste forme di investimento, del mercato complessivo del venture capital italiano. Eh sì, grazie, lo diceva anche prima, lo diceva l'assessore Callari, dobbiamo aiutare le piccole e medie imprese a entrare in questo contesto, e davvero su questo il pubblico può fare molto, sia in termini di formazione, di awareness building, e sia di strumenti concreti. Grazie Marco Bellezza. Andiamo da Davide Brandini. Sono particolarmente stimolato dalle parole di Marco Bellezza, ma insomma cercherò di tenere la mia linea che avevo in mente, ma mi piacerebbe discorrere veramente per ore di quello che ha appena detto, sono molto d'accordo. Allora, io vedo strumenti prioritari che in particolare la pubblica amministrazione deve in qualche modo mettere in campo, in particolare usare bene le risorse disponibili per la digitalizzazione, usarle e usarle tutte. Abbiamo un sistema di procurement della pubblica amministrazione che impiega 140-150 giorni mediamente ad assegnare le gare. Meno del 50% delle gare vengono assegnate in meno di 100 giorni. Questi sono esempi che mettono in crisi operatori come noi, ma chiunque faccia, come dire, mercato. Soltanto il 5% dei progetti lanciati nel 2017 sono progetti diventati operativi. Quindi voi pensate, lanciamo progetti, lavoriamo a progetti, ma solo il 5% di quelli lanciati ad esempio come proof of concept, o addirittura lanciati nel vero senso della parola, nel 2017 sono oggi operativi. Quindi il messaggio che io posso, come dire, enfatizzare è fare subito e fare bene, come dico sempre ai miei colleghi. Quindi intanto fare. È importante la collaborazione tra pubblico e imprese, perché dobbiamo sperimentare sì, ma lanciare progetti basati su tecnologie che siano scalabili, disponibili, e non che nascano magari obsolete, non scalabili o all'opposto magari troppo di frontiera. Sappiamo benissimo che abbiamo grosse differenze, abbiamo comuni che sono beginners e comuni che sono champions, come diceva l'amministratore prima, l'assessore prima, e su questo bisogna fare benchmark, bisogna copiarsi, bisogna parlarsi.
Io credo che un ruolo di un operatore come Vodafone sia essenziale, perché abbiamo detto lo strato, diciamo, di connettività, di infrastruttura è essenziale. Siamo disposti e continuiamo a investire su tecnologie future proof, quindi banda ultralarga, 5G al costo che siamo disposti a sopportare, che sono costi molto importanti in termini spesso anche di burocrazia necessaria, come diceva Bellezza, ma siamo disposti a farlo e crediamo che sia essenziale per lo sviluppo del paese. È ovvio che occorre, come dicevo prima, concertare poi la capacità di proporre le soluzioni end-to-end, quindi non frammentazione di, come dire, scelta di partner, ma noi crediamo di essere in grado, in particolare come Vodafone Business, di conoscere i processi, disegnare le soluzioni per il settore pubblico, combinarli con i nostri asset che sono reti, analytics, piattaforme IoT, eccetera, e proporre quindi la soluzione finale comprimendo tempi e aumentando la fattibilità degli stessi. Sì, grazie Davide anche per questo tema che hai introdotto, che oggi in effetti non abbiamo approfondito più di tanto, invece è centrale, che è il procurement, perché stiamo dicendo abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione che investa bene, che investa con ritmi e con tempi che siano certi, che sappiamo benissimo che il grande rischio per il nostro paese non è mai stato la limitatezza delle risorse, soprattutto quelle che vengono dall'Europa, ma la capacità di spenderle bene e spenderle nei tempi giusti. Il tema del procurement è sempre stato centrale e sicuramente sarà fondamentale nel guardare avanti. Spendere bene. Grazie. Davide, andiamo da Fabio Renzi. Sì. Beh, se parliamo di ripartenza dobbiamo parlare anche delle tecnologie abilitanti che bisogna mettere a terra. Sono state citate 5G, cloud, intelligenza artificiale, IoT, sono tecnologie oggi disponibili e esse da un lato potranno chiaramente aumentare l'efficienza, qualità dei servizi offerti, dall'altro permetteranno, ed è importantissimo anche alle industrie, di completare il percorso verso una sempre maggiore automazione ed efficienza in coerenza con il paradigma di Industria 4.0. Tutti i settori potranno in generale sfruttare pienamente le potenzialità derivanti dall'introduzione di queste tecnologie, ma un esempio specifico riguarda gli operatori della sicurezza e della protezione civile, che per esempio potranno dotarsi di sistemi evoluti che facciano uso massivo dei dati provenienti da sensori sul territorio o anche delle immagini dei satelliti per il monitoraggio e la pianificazione dei fenomeni e degli eventi. Il risultato sarà una situational awareness estremamente potente, in grado, grazie alla cooperazione tra campo e sala operativa, all'enorme ricchezza informativa e a tecniche evolute di intelligenza artificiale, di supportare il processo di decisione in modo sempre più efficace. Abbiamo parlato delle tecnologie, come è noto non è sufficiente, occorre ridisegnare i processi che, oltre che sicuri, siano, come dicono i bravi, digital by design. Dobbiamo quindi pensare alla riprogettazione dei processi e quindi del modo di lavorare, in modo da sfruttare gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, ma cambiando dove serve i meccanismi di interazione sia interni tra le pubbliche amministrazioni sia esterni nei confronti dei cittadini e imprese. Lo diceva la ministra questa mattina, la parola chiave è semplicità. I nuovi processi dovranno essere pensati fin dalla loro ideazione in modo digitale, basati su procedure che dovranno essere il più possibile semplificate in modo da raggiungere il maggior numero di cittadini, non scoraggiandoli con la loro complessità e permettendo un'interazione in modalità completamente digitale. Un passo significativo verso la semplificazione passa anche ovviamente l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, che rappresenta anche un mezzo per aumentare notevolmente la sicurezza del dato, minimizzando il rischio di esporre a tentative di esfiltrazione i dati sensibili dei cittadini. Voglio concludere con una considerazione. Oggi Leonardo, nel ruolo di operatore nazionale che fa riferimento allo stakeholder pubblico, sente la responsabilità di posizionarsi su una proposizione che coinvolga sempre più le piccole e medie aziende nazionali, spesso tra l'altro caratterizzate da forti elementi di innovazione, garantendo chiaramente in questo modo ricadute sul tessuto industriale del paese. Anche questo ritengo possa essere chiaramente un contributo concreto alla ripartenza del nostro paese. Grazie Fabio, io finirei il nostro panel però richiamando l'assessore Callari, visto che ha avuto
meno possibilità di esprimersi. Sul tema, proprio alla fine di questo giro, Assessore, abbiamo visto come sia importante anche un gioco di squadra tra l'istituzione, l'ente pubblico e i soggetti privati. Cioè, questi sono soggetti che possono fare la differenza se messi in rete rispetto a quel progetto comune che diceva Laura all'inizio. Abbiamo bisogno di un progetto comune, abbiamo bisogno di uno scenario, io dico da cittadino abbiamo bisogno che pubblico e privato lavorino insieme al raggiungimento di questo scenario. Ultime battute, visto che ci ha raggiunto solo nella seconda parte. Prego, Assessore, prego Sebastiano. Vero e proprio partenariato pubblico-privato. Quando io parlo dell'infrastruttura, cioè della piattaforma, chiamiamola come vogliamo, pubblica amministrazione al servizio del Paese, parlo proprio di un qualcosa che deve uscire dalla dinamica attuale per cui la pubblica amministrazione è quasi, qualcuno che dice al Paese quello che non devi fare. Cioè, oggi noi siamo abituati ad una burocrazia che dice alle imprese tutto quello che non devi fare, ed è un elenco enorme. E non è mai stato fatto il contrario, cioè cosa la pubblica amministrazione dice alle imprese ciò che devono fare per potersi sviluppare. Quindi dobbiamo in qualche modo aiutarli. Poi ovviamente il privato sa bene come muoversi sul mercato, però ovviamente dobbiamo creargli le strade, le possibilità che questo possa avvenire. Diceva prima Ferri, anzi lo saluto, ciao Francesco, che dobbiamo molto lavorare da questo punto di vista. Le società in house delle regioni, io ho la fortuna di avere in casa in Ciel, come Lombardia c'ha Aria, che dobbiamo proprio lavorare per creare queste possibilità. Quando io prima parlavo della possibilità di creare un marketplace della pubblica amministrazione, pensavo proprio ad una grande piattaforma in cui le imprese possano trovare non soltanto le risposte a quello di cui hanno bisogno, ma anche potersi presentare. Cioè oggi abbiamo molte aree del paese, piccoli comuni, che non sono in grado di capire quello che offre il mercato. Per cui spesso vanno dietro le famose gare centralizzate che vengono fatte nella pubblica amministrazione e senza sapere esattamente quello di cui effettivamente queste imprese sono in grado di erogare. Allora, la possibilità che si abbia questo mercato aperto, questo showroom, in modo che le imprese possano dare contezza alla pubblica amministrazione, ai piccoli comuni, di tutto quello che sono in grado di fare, secondo me è una grande opportunità. È il famoso procurement di cui parlavamo prima, un procurement che esce fuori dalla logica dell'appalto finalizzato al controllo di tutto quello che non deve essere fatto, ma un qualcosa che sia effettivamente realmente utile. Per cui su questa parte qui, secondo me, noi dobbiamo fare tanto, certo. Perché lo sviluppo del paese lo deve fare il privato, lo sviluppo del paese lo fanno le imprese, la pubblica amministrazione non deve più fare assistenzialismo, ecco, deve semplicemente dare degli strumenti alle imprese, perché le imprese sanno quello che devono fare. Ecco, credo che su questo tipo di discorso dobbiamo lavorare. Prima sentivo un attimino così molto di sfuggita il problema dei pagamenti della pubblica amministrazione attraverso le piattaforme digitali. È fondamentale. Pensate che adesso, credo che ci sia proprio una ricerca fatta dal Politecnico di Milano, che si è avuto un aumento di circa il 30% dei pagamenti digitali proprio a causa del Covid. Quindi il Covid, che da questo punto di vista ci ha blindato a casa, ci ha probabilmente abituato all'utilizzo del pagamento digitale. Io, per dirvi, e ve lo faccio vedere che ce l'ho qua il telefonino, oramai pago tutto col mio telefonino, non porto più una lira in tasca, e questo lo faccio proprio per abituarmi a fare questo tipo di utilizzo. Credo che sia importante per il paese. Però dal telefonino devi passare all'orologio. Grazie. grazie Sebastiano, buon lavoro. E allora andiamo a sentire l'ultima, diciamo così, pillola di Lauri, perché ci aiuta davvero andare a arrivare alle conclusioni. Prego. Now, funds for digitalization. Okay, we saw that for the pandemic the European Commission has proposed one of the boldest time plan ever, probably the recovery plan, better next generation EU, with
a huge amount of money, okay? And the digital transformation, or at least the digitalization, is one of the main priority of this effort. How do you see it? How should the European Commission make the guidelines stricter so that part of this spending will be put in digital transformation to ensure long-term growth, and in particular, of course, what we call it is smart measure should in a way guided by the Commission, at least for the digitalization of the public sector, because of course the applications, the technological part is not part of the state's duty, but at least the uptake and the transformation, it's our duty. So what would be your suggestion to the Commission and also to the next e-government action plan? And we are working also on the declaration, so that could be a start. Well, I think it's very exciting, first of all, that at least 20% of the RRF is going to be dedicated to digital. That's great. And the figure that's been quoted is 134 billion, I think it is, which is a huge amount of money. What I would say is, let's not fall into the trap of diluting the effectiveness of that money, because I've seen some of the early plans, and there's something like 28 categories, and there's 27 countries. And if we all run two or three projects against each one of the 28 categories, the money's actually not going to go that far. Commissioner Vestager said that it works out about 300 euro per citizen. Well, in Ireland, that would be less than 150 million. And our national broadband plan alone, which is to give everyone in the country a really strong broadband connection and fast speeds, costs way more than that. So there's just one project and that money could just disappear. So what I would like is for us to have maybe three or four really important projects across Europe, and we make sure that they happen. That if nothing else happens with the 134 billion, we've achieved four outcomes maybe for everyone in Europe to share. And everyone can see that this investment changed the lives of every single citizen in Europe. And they weren't able to do something before. Now they can do it because this investment was made. And of course, we're very familiar with how to do this, because this is how we do business cases at home. You know, we're used as people who work in digital government to submit business cases for things that we believe can change the lives of our citizens, and they compete with other business cases. And if the government decides to fund them, well, then we work really, really hard to make sure that outcome is achieved. Otherwise, the money's wasted and we get into trouble with our national audit authorities. So I think it's about managing this money with the same care as we would manage national money, or if we would manage our own household money, and really being careful that we get the biggest impact with the investment that we make. E allora, appunto, un po' il tema e le considerazioni che facciamo tutti, non facciamo interventi a pioggia. Andrea, nel darti questo ingrato compito, questo difficile compito più che ingrato, di arrivare a una sintesi, ti rende ancora più complicato il compito, perché ti leggo un po', anzi tante domande che sono arrivate dal pubblico, te ne leggo un po' ovviamente così, a parte Roberto Triola che scrive: grande Andrea, sono 20 anni che battiamo questo chiodo, quindi abbiamo anche un'affermazione da tifo. Poi Roberto Triola, sempre: la killer application che aspettavamo dal settore ICT, ahimè, è arrivata da una pandemia.
Francesco Napoli, finalmente qualcuno che fa un po' di storia vera della responsabilità. In genere, chi più ha partecipato ai convegni, ai congressi, ai seminari sono stati quelli più insensibili a questi temi. Domanda per Rangone. Cosa dovrebbe essere cambiato in questi personaggi per far sì che questa volta non perdano questa occasione? Poi, Daniela Ricci. Buongiorno, vi ringrazio per tutti gli interventi. È davvero molto utile avere questi momenti di confronto. E io ringrazio voi, davvero momenti importanti. Dominici, ripensando ai servizi digitali citati da Dominici, in apertura vorrei chiedere quanto è importante, secondo i relatori, includere nel processo di innovazione digitale la coprogettazione dei servizi. Questo è un altro tema importante. Cioè, in effetti, stiamo pensando a una nuova PA, ma ricordiamoci che una nuova PA dobbiamo farla sicuramente con gli stakeholder che abbiamo visto oggi, ma anche con i cittadini, perché è fondamentale, no? E quindi pensare appunto a dei servizi che siano user-centered. Poi, Michela Di Virgilio. Efficace la metafora calcistica di Barry Lowry. Come sta emergendo, un fattore centrale sarà proprio quello di riuscire a fare squadra. Questo è il tema del fare squadra, ritorna. Entusiasmo, collaborazione, condivisione di strumenti ed esperienze. Siamo pronti a questo approccio? È cambiato qualcosa rispetto al passato? Lo diciamo sempre, questo lo dico io, un paese pieno di energie vitali che non fanno rete, non fanno squadra. Dobbiamo vincere questo campionato, Andrea, perché sicuramente è il campionato che dobbiamo vincere, oltre ai quattro che abbiamo vinto sul campo. Luigi Marzulli. Come si fa ad accompagnare le imprese al mercato della PA? Come trasformare le imprese da fornitori a partner della PA? Altro tema centrale, quindi. Come trasformare i cittadini da utenti, no, passivi, a coinvolgere nel progettare una nuova PA? Come trasformare le imprese, appunto, da fornitori a partner della PA? Michela Di Virgilio, grazie a Francesco Ferri che sta sottolineando proprio il tema del fare rete. E infatti qui arriva la risposta che diceva Francesco prima, il fare rete. Poi, incrementare le competenze digitali dei dipendenti pubblici per accelerare la trasformazione digitale della PA, per una PA vicina a cittadini e imprese. Ma se abbiamo questo fabbisogno di figure tecniche e digitali, perché c'è ancora il numero chiuso in ingegneria? Tu, questo è l'altro tuo cappello, Andrea, che forse... E poi ancora, dice Let, ma scusate, rispetto allo STEM, aggiungo, i laureati che già ce l'abbiamo spesso vanno all'estero perché trovano condizioni più vantaggiose di impiego, bisogna offrire motivi per restare, quindi sì, incrementare i laureati nelle discipline STEM, ma non mandiamoli poi all'estero, devono rimanere in Italia, perché se no investiamo e poi se ne avvantaggiano gli altri, anche perché appunto abbiamo belle scuole, belle università, bei politecnici. In un contesto di forte dialettica istituzionale tra Stato e Regioni bisogna spingere verso la realizzazione di una governance realmente collaborativa che valorizzi le differenti condizioni di partenza. Ma questo è l'altro tema, lo vediamo anche in questi giorni, abbiamo bisogno che le istituzioni lavorino insieme. E poi tanti, vabbè, finisco anche per ringraziare tutti i nostri, Ivan Pellicori, che così ti lascio la parola. Lowry ha toccato un punto fondamentale, rompere la logica degli investimenti a pioggia, concentrare le risorse su pochi grandi progetti strategici. La domanda è proprio questa, quali sono questi 4-5 progetti prioritari su cui focalizzarsi? Io prenderei quest'ultimo, Andrea, per lasciarti la parola. Immaginiamoci che in questo momento stai nella stanza dei bottoni, sei il Presidente del Consiglio e devi fare squadra. Condividere un futuro su che cosa secondo te, ovviamente, permettimi questa semplificazione, su che cosa punteresti? Prego. Accidenti, ho sbagliato, ho schiacciato il bottone lascia l'evento. Ciao Gianni, scusa. Richiamatelo. Esattamente. Quindi, fino alle 13, giusto? Possiamo andare avanti? 13, 13 e un quarto, 13 e mezza. Se vuoi mandiamo le 120 diapositive che ci hai mandato. Ma io posso anche parlare con me stesso, intanto sono abituati, mi guardo qua nell'immagine, tutti gli altri mi lasciano. Vai. Sì. E grazie di avermi aiutato in questa difficile maratona. Grazie, prego, vai Andrea. No, infatti volevo partire da lì, guarda, devo dirti no, invece volevo fare i complimenti a te, ma anche i complimenti veramente sentiti un po' a tutti gli ospiti, nel senso che sono passato, ho guardato adesso, sono passate 2 ore, però siete riusciti a tenere un ritmo veramente, veramente elevato. Non mi sembra vero che siano passati già 2 ore.
bel ritmo, quindi bravi come regia, ma anche begli interventi, no? Begli interventi non solo limitati nel tempo, ma anche con messaggi molto forti. Devo dire che da questi interventi si vede che oggi abbiamo comunque una maturità, tanti hanno una maturità molto superiore su quello che serve a questo paese. L'altra cosa che è messa molto bene, che è stata evidenziata da tanti di voi, sono consentitemi di evidenziarla anch'io, è proprio che si evidenzia anche meglio questa maturità verso il gioco di squadra, verso una partita di sistema. L'avete messa in evidenza bene, mi è piaciuto anche il giochetto fra alcuni di voi, no, partecipanti, che vi giravate le palle, che vi riprendavate appunto i messaggi uno dall'altro. Cioè si vede che c'è oggettivamente una situazione ben diversa adesso rispetto al passato. Allora, detto questo, anche per rispondere ad alcune delle cose che tu hai evidenziato che sono venute al nostro pubblico, allora, io penso che, l'ho già fatto presente, l'avete già capito, le due condizioni fondamentali di discontinuità rispetto al passato, c'era appunto la persona che diceva cosa è cambiato oggi negli stessi personaggi che magari sono ancora lì a prendere decisioni nell'impresa della politica. Io in realtà penso che qualcosa di importante sia cambiato, l'avete colto, questa scossa che c'è venuta, il nostro nolente, c'è venuta da questa situazione incredibile, improvvisa e così dirompente, no? Quindi sì, qualcosa è cambiato, poi è vero che qualcosa di esogeno, qualcosa di triste, di complesso, ma qualcosa è cambiato. Quindi nonostante appunto sia da 22-23 anni che mi occupo di queste cose, che racconto queste cose, oggi sono molto più ottimista, sono molto più positivo nel guardare il futuro, perché qualcosa è cambiato, ed esattamente qualcosa di natura culturale. Poi aggiungo che ci dovrebbero essere anche un po' di soldini in più, adesso per carità il CEO dell'Irish Government ha messo in evidenza di stare attenti, no? Perché poi questi soldi dove vanno e anche poi non sono così tanti, interessante anche questo messaggio che ci dà. Comunque sicuramente l'Italia, anche rispetto all'Irlanda, ne arrivano molti di più e quindi anche questo è un elemento di discontinuità, no? La possibilità comunque di avere soldi strutturali per investire in innovazione digitale. Fino a ieri non si poteva. Arrivo alla tua domanda. Allora, se le condizioni ci sono, dove focalizzare? No, adesso è complicato, quindi preferisco risponderti in una logica un po' generalista. Un tema che mi è molto caro e che abbiamo discusso tante volte. Al di là dei singoli progetti, bisogna essere molto bravi ad usare le risorse su tutte, direi, i 5 componenti di questo circolo virtuoso o vizioso, perché finora da noi non è stato così virtuoso, è stato un circolo lì così altalenante, ma adesso dobbiamo trasformarlo in un circolo virtuoso. E queste componenti, senza troppo originalità, le conosciamo tutti, sono emersi benissimo da questa discussione, no? Primo, risorse umane, competenze, cittadini, formazione, no? Non possiamo prescindere da questo. Secondo, pubblica amministrazione, più efficiente, più digitale, no? Alcune cose stanno andando bene, alcuni progetti si stanno finalmente concretizzando, un progetto SPID, ne parliamo da non so quanto, ma adesso le cose stanno accadendo, no? L'identità digitale, la carta, tutti questi progetti che ne parliamo tanto adesso, però stanno accadendo. Terzo, le imprese esistenti, le imprese grandi, le imprese piccole in particolare, medie e piccole, il discorso che ci siamo fatti, incentiviamola, sfruttiamo questo momento, aumentiamo anche gli incentivi di natura fiscale, quindi chiamiamolo piano rilancio 4.0, come volete, andiamo in questa direzione. Quinto, startup, è venuto bene anche dall'ultimo intervento, il tema del Fondo Nazionale dell'Innovazione, c'è poco da fare, in un'economia matura come la nostra, come quella nordamericana, come quella degli altri paesi europei, è un dogma economico, si dimostra economicamente che una buona parte della crescita economica in chiave di PIL e di occupazione è legato alle nuove avventure imprenditoriali, alle nuove imprese, quelle che saranno appunto i Facebook, gli Amazon, i Google del futuro. Allora non possiamo non capirlo e non investire risorse. Mi sembra che l'abbiamo capito, le risorse ci sono, 1 miliardo di euro legato al fondo, no? E tante altre potrebbero arrivare. E infine, è stato citato un po' poco in questo convegno, ma lo capisco, abbiamo toccato tanti altri temi, il tema dell'infrastruttura di telecomunicazione. Qualcuno ha parlato di ultra broadband, di 5G, non c'è dubbio che alla fine il sistema nervoso di tutto, affinché tutto questo possa concretizzarsi, ecco, da Canicattì appunto all'ultimo paesino in montagna alla Valle d'Aosta, evidentemente è la nostra infrastruttura di telecomunicazione. Anche lì negli ultimi anni qualcosa di buono è successo, c'è stata un'accelerazione importante, auguriamoci che ci possa essere
anche qui un altro passo in avanti. Mi fermerei qua dicendoti tutto e niente, no? Perché che queste siano le cinque componenti, no, di questo circolo virtuoso era chiaro a tutti, adesso sta a noi riuscire veramente a metterle in moto una dietro l'altra per recuperare parte del gap che abbiamo subito in questi anni. Grazie Andrea Rangone. Se la regia mi mette la gallery, vorrei salutare tutti gli ospiti. Saluto ovviamente Paola Pisano, saluto Francesco Ferri, Davide Brandini, saluto Marco Bellezza, Fabio Renzi, Mauro Minenna, Augusto Davico, Sebastiano Calleri, Barry Lauri, che è stato gentilissimo e stimolante, Giuseppe Vergone e Daniela Battisti, che è responsabile delle relazioni internazionali del Dipartimento dell'Innovazione, che ci ha aiutato in queste interviste. Noi normalmente finiamo la nostra manifestazione con un brindisi finale nel fisico, ovviamente, con tutti i nostri ospiti. Non è possibile, ma oggi alle 17 facciamo un brindisi virtuale. Da qui aprirò una bottiglia di prosecco. Siete ovviamente tutti invitati, se è possibile, per un saluto, perché comunque, di nuovo, tutti voi che avete collaborato dobbiamo insieme fare squadra. Grazie davvero, buona giornata a tutti e a tutti voi. Grazie.